a tutti a questo ciclo di webinar, a questo webinar dedicato appunto al ciclo Lezioni d'Europa, che giunge questa 15ª edizione e che ogni anno appunto fornisce informazioni, pillole di informazioni sulle politiche europee, sulle novità appunto principali provenienti dall'Unione Europea. In primo luogo desidero ringraziare e fare i miei ringraziamenti a tutti i partecipanti che oggi sono appunto molto numerosi. Abbiamo qualche criticità su alcuni ricevimento, alcuni link, ma appunto la collega sta appunto provvedendo a completare gli invii appunto di chi eventualmente non ha ricevuto il link. Gli iscritti erano veramente tantissimi, forse più di 750, quindi speriamo che vada tutto bene. Volevo ringraziare, quindi dicevo, in primo luogo la collega, la dottoressa Claudia Salvi e il dottor professor Pannicucci, che sono tra i promotori di questo ciclo appunto di webinar, e contemporaneamente appunto anche tutti i colleghi degli Eurodirect italiani, perché questo progetto è stato promosso dalla Commissione europea, la rappresentanza in Italia, il Parlamento europeo, e poi li volevo appunto citare per i contributi che ognuno di loro ha portato e porta in ognuna di queste appunto iniziative. Quindi hanno collaborato lo Eurodirect dell'Università di Siena, dell'Università di Chieti, di Roma Innovazione, della provincia di Verona, del Comune di Venezia, del consorzio universitario della provincia di Trapani e delle regioni appunto Molise, Emilia-Romagna, l'Assemblea legislativa, e quest'anno appunto abbiamo aderito appunto anche noi come Eurodirect Lombardia. Ora vorrei condividervi appunto il slide di questo appunto di questo webinar. Tutto va bene? Siamo qui? Perfetto. Ecco, siccome molti si collegano della prima volta e tanti colleghi anche appunto delle diverse regioni, appunto delle diverse autorità locali appunto si collegano per la prima volta e quindi non conoscono la rete dell'Eurodirect, volevo fare proprio citarla come appunto Eurodirect sono una rete di informazione dell'Unione Europea, ce ne sono 46 in Italia e 440 in tutta l'Europa. E di che cosa si occupa? Si occupano di fornire informazioni, formazione ai cittadini, ai giovani, agli enti locali, ai portatori di interesse e hanno questi punti aperti al pubblico appunto su tutto il territorio dell'Unione e ovviamente sono visitabili e lì potete ritirare materiali, pubblicazioni e quant'altro. E veniamo appunto al nostro incontro di oggi. Il nostro incontro di oggi fa parte di un ciclo appunto di 9 webinar. Come sapete, il primo modulo è iniziato 2 settimane fa con il tema dell'Unione Europea e delle opportunità di finanziamento, e poi ci saranno altri 3 moduli che affronteranno il tema dello scenario internazionale, dell'intelligenza artificiale, del Green Deal, e poi l'ultimo modulo sarà dedicato alla cittadinanza europea e alle elezioni europee. Ecco, questo modulo di oggi, questo webinar, porta proprio il titolo di Impara l'arte e mettila da parte ed è stato introdotto, e ringrazio la collega Claudia appunto per la scelta, la nostra curatrice musicale, per la scelta di I'm Still Standing, appunto cantava Elton John. Quindi un po' quest'idea, sono ancora in piedi, cioè sono sopravvissuto, quindi l'idea di quando si candida a un progetto è un'avventura e quindi in qualche modo c'è una grande fatica. Appunto alle volte delle notti, appunto per chiudere le candidature, quindi la prossimità delle scadenze, però poi in un certo senso c'è anche la grande soddisfazione appunto del riuscire a candidarlo e magari anche appunto di poter realizzare un progetto che dà un contributo importante a livello europeo. Quindi di che cosa parleremo oggi e chi sono appunto i nostri relatori? Dopo una breve introduzione darò la parola alla dottoressa Raffaella Scordino, che è dello Eurodirect Roma Innovazione, che è operativo presso il Formez e che si occuperà dei primi passi nella progettazione europea nei fondi diretti. E poi appunto daremo la parola al dottor Francesco Caffarelli, che è dello Eurodirect della provincia di Verona, scusate, e che ci darà
proprio un quadro completo su un esempio di formulario. Si tratta ovviamente di un'introduzione in realtà alla progettazione, e quindi ovviamente in un'ora e mezza appunto gli strumenti sono ovviamente quelli di dare degli spunti. E vi rammento che comunque tutti i nostri webinar sono disponibili in modalità asincrona e quindi registrata sul sito del Formex, e lì troverete tutta doc la documentazione, tra cui anche appunto le slide che verranno proiettate appunto dai relatori. Ecco, io volevo fare una breve introduzione su un tema, ora appunto mi disconnetto perché. Su un aspetto importante, perché in questi giorni si è parlato molto anche sulla stampa appunto di questo bilancio europeo, quindi volevo proprio perché ce lo introdurrà anche molto bene poi anche Raffaella, dire puntualizzare alcuni aspetti. Perché è importante, così importante il bilancio europeo? O meglio, il quadro pluriennale finanziario dell'Unione Europea che copre il periodo 2021-2027. Allora, in primo luogo, teniamo conto che ogni paese contribuisce al bilancio europeo per circa lo 0,98 o fino all'1% del prodotto interno lordo. Quindi è un contributo che gli stati nazionali danno, ma in misura relativamente ridotta rispetto a quelli che sono gli grandi obiettivi che l'Unione si pone. Ora, la programmazione europea viene fatta ogni 8 anni, e questo perché? Perché si devono dare degli obiettivi di largo respiro. Quindi noi vediamo come la programmazione dura l'arco di tempo tra il 2021 e il 2027, mentre in realtà, se vediamo, noi adesso ci avvicineremo alle elezioni europee, il ciclo in realtà della legislatura, per intenderci dell'attuale presidente uscente von der Leyen, dura in realtà dal 19 al 24, quindi 5 anni. Questo è un elemento molto importante perché in primo luogo ci dà l'idea di distinguere il quadro pluriennale finanziario, scusate, e il termine di bilancio dell'Unione. Il quadro finanziario dura 8 anni, il bilancio in realtà, il termine bilancio lo si circoscrive appunto all'annualità. E poi perché appunto l'obiettivo in realtà del bilancio non è solo un obiettivo giuridico formale, ma anche economico-gestionale. Quindi che cosa significa? Significa che dal punto di vista qualitativo e quantitativo il bilancio europeo è legato proprio alla realizzazione degli obiettivi fondamentali che l'Unione Europea si pone, e quindi le cosiddette priorità politiche e economiche. Quindi questo per dire, e cosa c'entra col progetto? C'entra perché in realtà il progetto non è altro che, come dire, lo strumento finale che quindi i beneficiari utilizzano per l'attuazione di un programma che non è altro che la soddisfazione degli obiettivi dell'Unione Europea. E quindi il bilancio ha una valenza politica molto importante, e per questo appunto è uno strumento di forte negoziazione. Perché ve l'ho citato? Perché in realtà è di questi giorni, il 1º febbraio, che si è raggiunto un accordo sul bilancio annuale dell'Unione. E che diciamo, il bilancio è un punto, avete visto, di grande negoziato e confronto. Quindi, da un lato ci sono gli stati membri che ovviamente sono abbastanza alcuni restii ad aumentare il contributo al bilancio europeo, dall'altro, ovviamente, il bilancio è uno strumento duttile, cioè vale a dire risponde a quelle che sono. Deve rispondere a quelle che sono le urgenze, le contingenze che nell'arco degli 8 anni o del settennio possono verificarsi. Ne abbiamo avuto un esempio con la pandemia, ne abbiamo un esempio appunto anche ora con il problema della crisi energetica e del conflitto appunto in Ucraina. E quindi perché questa premessa? Proprio perché noi dobbiamo sapere bene dove ci collochiamo in termini di obiettivi all'interno del bilancio, per comprendere quali sono gli orientamenti che la Commissione tende a prediligere. E quindi il bilancio per noi è una mappa, mettiamola così, delle politiche europee, dal quale derivano poi ovviamente i programmi che sono e a gestione diretta e indiretta, che non sono altro che gli strumenti, appunto, insieme ai progetti di attuazione di questo bilancio, ma anche di queste politiche. Il 1º febbraio si è raggiunto un accordo tra i capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri, che hanno concordato per la prima volta di incrementare, quindi per la prima volta intendo dopo
la pandemia, dove c'era stato appunto l'incremento del Next Generation EU, l'incremento del bilancio pluriennale dell'Unione di 64,6 miliardi di euro. Perché? Perché ovviamente rispetto al 2020, quando è stato approvato questo quadro finanziario, sono intervenute una serie appunto di nuove criticità. Per cui il bilancio appunto 2024 passerà, come dire, passerà a 2.018 miliardi di euro a prezzi correnti per il periodo 21-27. La cifra che aveva chiesto la Commissione europea era più importante, aveva chiesto 98,8 miliardi di euro e di fatto c'è stato questo negoziato appunto in cui si è chiuso appunto a 64. Solo due indicazioni. Lo strumento di incremento ha come obiettivo quello di mantenere in parte a galla l'economia ucraina. Di fatto si tratta di una forma indiretta di preadesione, sostenendo i servizi essenziali, la sanità, l'istruzione e la protezione sociale. Di questi, 17 vengono utilizzati in forma di sovvenzione e gli altri in prestiti che verranno rimborsati dall'Ucraina. In cambio, appunto, a questo paese, a Kiev, è stato chiesto di realizzare le riforme strutturali e gli investimenti per migliorare, appunto, la pubblica amministrazione, lo Stato di diritto e la lotta contro la corruzione e la frode. Ora, a questo punto, questo seminario, appunto, lascio la parola alla dottoressa Scordino, che ci parlerà appunto di un'introduzione al tema della progettazione europea. Grazie mille. Grazie Paola, buongiorno a tutti e grazie per la partecipazione numerosa a questo incontro. Spero che vediate le slide, un attimo solo che provo a condividerle, così entriamo subito nel vivo della presentazione. Eccoci qua. Vi chiedo un feedback audio perché non vedo e quindi vi chiedo conferma che vediate Sì, tutto. è confermato. Perfetto, grazie Paola. Allora, e con il collega Francesco Caffarelli oggi cercheremo di fare una panoramica e, come diceva Paola, appunto abbastanza fornendovi solamente dei cenni introduttivi perché ovviamente il tempo a disposizione è molto limitato, ma cercheremo di prediligere un po' un approccio concreto, pratico. Soprattutto fornirvi dei link utili che vi consentano di reperire le informazioni e i documenti ufficiali in maniera molto semplice, soprattutto di approfondire quegli aspetti a cui noi solamente accenneremo per motivi di tempo, ovviamente, ma di poterli approfondire in autonomamente. Quindi col collega Francesco faremo un po' una panoramica di quelle che sono le opportunità di finanziamento nell'ambito dei quali presentare delle proposte progettuali nell'ambito appunto dei programmi a gestione diretta. E quindi già qui si vede una prima distinzione fra programmi a gestione diretta e programmi a gestione concorrente, a cui accenneremo a breve. Parleremo della qualità di un progetto europeo, di quelle che sono le caratteristiche, i criteri di valutazione e quindi inevitabilmente un breve cenno agli approcci e gli strumenti metodologici che ci aiutano a dare, diciamo, a disegnare dei progetti di qualità perché possano essere valutati e messi a finanziamento da parte della Commissione europea. Parleremo di partenariato, le caratteristiche, l'importanza che ha il partenariato anche come elemento di valutazione e come trovare dei partner di progetto. Ovviamente sarà presentato il portale EU Tender e Funding Portal, che è la piattaforma attraverso cui vengono trasmesse telematicamente le candidature e le proposte progettuali e soprattutto con Francesco andremo un po' più nel concreto analizzando una call for proposal di un programma, nello specifico il programma serve, quindi vi illustrerà quali sono gli step per presentare una proposta di progetto facendo ovviamente qualche cenno anche ai diversi tipi di budget. Riprendo un po' quello l'introduzione che ha fatto Paola e che ringrazio per accennare un attimo alle tre P, le politiche, programmi e progetti. In questa slide ho cercato di diciamo riportare i tre livelli, quello un po' più strategico appunto delle politiche che sono ovviamente destinate a delineare delle priorità, quindi delle priorità strategiche, degli obiettivi strategici di policy, quindi siamo sul livello strategico, politiche europee che sono attive in diversi ambiti, in diversi settori, che sono tutte molto importanti. Probabilmente come cittadini ne percepiamo più
direttamente alcune, mi viene da pensare per esempio alla politica di coesione o piuttosto alla politica ambientale, visto gli effetti del problema del clima, del cambiamento climatico, eccetera. Quindi sicuramente ci sono politiche che per noi cittadini sono più percepibili, ma tutte le politiche europee sono molto importanti e impattano sulla nostra vita ai cittadini europei. Ecco perché a livello strategico poi c'è un livello più programmatico con cui si implementano le politiche, quindi questi obiettivi strategici di policy che l'Unione Europea si dà nei diversi settori di intervento, e questa fase programmatica appunto di implementazione delle politiche avviene attraverso fondi e programmi specifici che vedremo a breve, precisando che il bilancio dell'Unione Europea, o comunque meglio il quadro finanziario pluriennale cui faceva riferimento la collega, viene gestito per circa il 20% con la modalità di gestione diretta, che è quella di cui ci occupiamo oggi noi. In parte maggioritaria, circa il 70%, i fondi e programmi vengono attuati in gestione concorrente, pensiamo ad esempio alla politica di coesione, quindi ai fondi SIE, al Fondo Sociale Europeo Plus e al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ad esempio, che sono gestiti in concorso, diciamo, tra Commissione Europea e amministrazioni degli stati membri, siano essi nazionali o regionali, in base insomma alle autorità di gestione e diversi programmi di riferimento, e poi in minima parte, circa il 10%, con modalità di gestione indiretta, ovvero attraverso dei soggetti terzi o degli organismi internazionali, e ci riferiamo soprattutto a quegli interventi nell'ambito dell'aiuto umanitario e della cooperazione internazionale. Dicevamo quindi il livello programmatico dei fondi e dei programmi, che sono appunto il livello intermedio e che va a finanziare, tra le altre cose, anche i progetti che vedremo oggi appunto come poter presentare. Quindi i progetti che non sono altro che l'attuazione concreta delle politiche sul terreno. Mi viene in mente, accennavamo prima alla politica ambientale, si parla tanto di Green Deal, che è un'iniziativa strategica della Commissione Europea, finanziata anche per esempio, come vedremo, nell'ambito del programma LIFE, che è il programma che si occupa dell'ambiente e del clima. Questa immagine finale della mano che raccoglie, diciamo, nella nostra mano la possibilità di un futuro sostenibile e green, è proprio per sottolineare e rievocare un'immagine che ritengo abbastanza emblematica, per sottolineare quanto anche noi cittadini, la cittadinanza, tutte le organizzazioni della società civile giochiamo un ruolo importante, come diceva appunto Paola Ravelli, nell'attuazione, nel concorrere all'attuazione degli obiettivi strategici delle politiche europee, attraverso la formulazione dei progetti che noi andiamo a presentare. E permettetemi molto rapidamente, anche un po' per sconfessare un falso mito, così come noi abbiamo un ruolo importante nel presentare i progetti e quindi nel contribuire all'attuazione delle politiche europee, i cittadini possono anche contribuire, dire la loro, esprimersi in merito alle politiche europee, sfatando un po' una diceria popolare che si dice spesso, che si sente purtroppo spesso, che le politiche europee sono prese sopra, sono assunte, sono definite sopra le nostre teste e che i cittadini si trovano a impattarle. No, io con questa slide vorrei sottolineare e veicolare un messaggio importante, che noi beneficiamo, l'Unione Europea, delle politiche europee ci offrono tantissime opportunità, possiamo anche contribuire a definirle, e a tal proposito vi segnalo una piattaforma che è stata attivata recentemente dalla Commissione Europea. Queste slide contengono dei link ipertestuali, saranno messe a vostra disposizione sulla pagina di Eventi.pa, quindi poi potete consultare i vari riferimenti con calma. Io ovviamente per motivi di tempo vado veloce, comunque vi segnalo che un primo tema su cui è stato aperto un dibattito politico per sollecitare la partecipazione, il contributo dei cittadini, è quello sull'efficienza energetica. E in questo link, che non vedremo, invece sono raccolti gli altri strumenti attraverso cui l'Unione Europea promuove la partecipazione dei cittadini al processo di policy making, quindi all'elaborazione delle politiche, piuttosto al commento di diverse iniziative europee. E qui trovate altri link, per esempio agli strumenti della consultazione pubblica o dell'iniziativa
dei cittadini europei. Questo quindi, ripeto, per sfatare una diceria che noi subiamo le politiche europee, e lo sottolineo soprattutto perché, come sapete, l'8 e il 9 giugno ci recheremo alle urne per un importante esercizio di democrazia, è importante andare a votare per le elezioni europee, e queste informazioni ci teniamo come Europe Direct a veicolarle, perché dobbiamo arrivare a questo importante momento di partecipazione della vita democratica europea con quante più informazioni possibile, e quindi quanto più consapevoli possibili. Lo anticipava Paola Ravelli, il quadro, mi sentite? Mi senti? Raffaella, il quadro finanziario. Prego. Raffaella, sono Francesco. Francesco, ciao. Dimmi, scusami. Buongiorno a tutte e a tutti. No, volevo intervenire su questo aspetto che avevi appena sottolineato. Perché anch'io ci tenevo, insomma, a sottolineare il fatto che non è la prova dell'Unione Europea sulle politiche, sui fondi comunitari e quindi sui programmi europei non è top down, anzi chiaramente viene fatta una programmazione da parte di quella che è la Commissione Europea, i diversi commissari sulle priorità, dopodiché anche le agenzie nazionali vanno a intervenire sull'elaborazione dei programmi, però soprattutto anche su quelli che sono, su quella che è la programmazione, diciamo, concorrente, quindi FESR, FSE, che hai giustamente citato, c'è tutta una molteplicità di tavoli, di partenariato, di eventi che precedono l'uscita dei programmi, la pubblicazione dei programmi, e che esistono proprio per dar voce agli enti, alle imprese, alle associazioni, alle organizzazioni che costituiscono il tessuto economico e sociale dei territori, e che quindi intervengono direttamente nel dire: ok, questo programma scriviamolo in questo modo, in parole povere sto dicendo ovviamente, questo programma scriviamolo in quest'altro modo, per dare più sostegno a quelle che sono le effettive esigenze territoriali. Vengono elaborate delle strategie addirittura di specializzazione intelligente, così si chiamano, quelle relative ad esempio al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che sulla base dell'analisi di quelli che sono i bisogni del territorio, poi obbligano i decisori a elaborare i programmi in modo tale che rispondano a quelle esigenze, no? Quindi non è in primis una questione di impegno dell'Unione Europea generale, con appunto esempio anche i centri di World Direct, di divulgare, informare, però è anche una questione tecnica di come questi programmi sono costruiti. C'è sempre la possibilità di intervenire dal basso per lasciare le proprie opinioni, fare delle proposte di miglioramento, e quindi anche questo, insomma, è un esempio di come questo approccio così dall'alto in realtà non è realtà. Ci tenevo semplicemente. Grazie Francesco per questa precisazione, che appunto rimarca, rafforza insomma la considerazione, appunto, che forse come cittadini dovremmo cercare di acquisire più informazioni ed essere più consapevoli e lamentarci meno. Tutt'al più, se c'è qualcosa di migliorabile, e sicuramente c'è, dell'Unione Europea, perché non è una macchina perfetta e perfettibile, anzi dovremmo contribuire per migliorare, l'invito è intanto a utilizzare gli strumenti di partecipazione che vi abbiamo segnalato e che potete verificare più accuratamente andando su questi link, ma soprattutto di partecipare, di dire la vostra, di dare il vostro contributo. Non lamentiamoci, ma diamo il nostro contributo per far funzionare la macchina europea meglio. E quindi grazie Francesco per questa integrazione, e ti prego anzi di arricchire anche nel proseguo con ulteriori spunti e approfondimenti. Brevemente parliamo di, ve lo vedete qui, il quadro finanziario pluriennale che copre il settennio 21-27, parliamo di circa, anzi di oltre 1.824 miliardi di euro, comprendendo ovviamente la quota resa disponibile nell'ambito di Next Generation EU. Vedete che il quadro finanziario è articolato in 7 rubriche finanziarie che, cui diciamo rientrano insomma, a cui afferiscono le diverse politiche di settore dell'Unione Europea, ovviamente le rubriche la 2 e la 3, coesione, resilienza e valori e risorse naturali e ambiente, sono quelle più significative per quanto riguarda la dotazione finanziaria, lo vedete, sono quelle che assorbono la maggior parte delle allocazioni finanziarie stanziate, e sul lato della sinistra di questa slide vedete come per ciascuna rubrica, benché non ci sia un richiamo cromatico, non corrisponda alla tabella di destra, comunque per ciascuna rubrica finanziaria sono indicati, li potete poi approfondire separatamente, i diversi fondi e programmi che dicevamo prima, che con cui vengono attuate le politiche. Quindi per esempio nella rubrica coesione e valori rientrano sicuramente tutti gli strumenti fondi sia gli strumenti della politica di coesione, che come dicevamo è a gestione concorrente,
e quindi il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il Fondo Sociale Plus, ma ci sono anche i programmi a gestione diretta che sono, diciamo, l'oggetto più specifico di cui ci occuperemo oggi. E quindi, per esempio, il Corpo Europeo di Solidarietà, il programma Giustizia, Diritti e Valori, Europa Creativa, piuttosto che Horizon Europe per quanto riguarda la rubrica 1, quella Mercato Unico, Innovazione e Agenda Digitale. Oppure, per esempio, nella rubrica 3, Risorse Naturali e Ambiente, cioè ovviamente rientra il programma LIFE a cui facevamo menzione prima, che il programma specifico per quanto riguarda il settore dell'ambiente e l'azione per il clima. Volendo, vi segnaliamo questa banca dati che è programmicomunitari.formez.it, che è il focus web che viene implementato dal nostro centro Europe Direct, e che vi segnaliamo come accesso facilitato a tutta una serie di informazioni e di descrizioni dei diversi programmi. Ad esempio, cioè, accennavamo LIFE, questi sono tutti i link cliccabili, e vi faccio vedere a titolo meramente esemplificativo, senza trattenerci troppo su questo aspetto, ma la chiarezza e la semplicità e la completezza di informazioni, ovviamente parliamo delle informazioni basiche, del programma LIFE. Quindi viene riportata la sua articolazione, la sua strutturazione in sottoprogrammi per ciascun settore di riferimento, viene fatta una descrizione delle tipologie di azioni e quindi di progetti che possono essere ammessi a finanziamento. Questo per farvi vedere la ricchezza di informazioni, ma anche la semplicità delle stesse. Quindi una descrizione di quelli che sono gli obiettivi del programma, i paesi partecipanti, quali sono i paesi terzi che possono, che rientrano, che possono parteciparvi, le tipologie di beneficiari, quindi di soggetti giuridici che possono partecipare, che vedremo più avanti con Francesco, la dotazione finanziaria. È una cosa molto importante che vi segnaliamo, e di questo devo dare atto e merito al lavoro titanico della collega Claudia Salvi, perché per ogni programma sono riportate anche i bandi che vengono pubblicati e vengono posti in ordine cronologico, e questo è veramente un lavoro titanico, perché i bandi sono sempre tantissimi e questa banca dati viene aggiornata, diciamo, quasi in tempo reale. Quindi è un accesso sicuramente facilitato per acquisire le informazioni specifiche e quindi capire, in base al vostro ambito di intervento, di attività, qual è il programma di riferimento da conoscere, approfondire e studiare accuratamente. E avete l'agevolazione di avere e segnalati già i relativi bandi a valere su quel programma, oltre ovviamente ha un link facilitato a tutti i documenti ufficiali, quindi il regolamento istitutivo del programma LIFE, eventuali ulteriori comunicazioni, il punto di contatto nazionale per ciascun programma, perché segnaliamo che per ciascun programma gestione diretta vuol dire quindi che è gestito direttamente dalla Commissione Europea attraverso una direzione generale o una propria agenzia esecutiva. Qui vedete, per esempio, nel caso del programma LIFE, il punto di contatto nazionale è il MASE, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Quindi per ogni programma c'è un'amministrazione nazionale che funge da punto di contatto nazionale, che quindi è preposta a dare tutte le informazioni in merito al programma l'assistenza ai soggetti interessati a presentare proposte, appunto, come potenziali beneficiari. Vado veloce, però questa struttura di informazioni è disponibile per tutti gli altri programmi, per esempio anche per il programma CERVA, e vi segnalo a questo proposito che il prossimo webinar del ciclo Lezioni d'Europa verterà proprio sulla presentazione del programma CERV, Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori, e sarà a cura proprio del punto di contatto nazionale della dottoressa Marzano, che è il punto di contatto nazionale del programma CERV, e quindi sicuramente farà un richiamo anche alle specificità del programma per quanto riguarda la candidatura e quindi la partecipazione agli inviti a presentare proposte. Quindi vi suggeriamo, in continuità con questo webinar, di seguire anche il prossimo incontro. Un flash solo per dire che oggi noi ci occupiamo di sovvenzioni, anzi di grant, per iniziare a usare un linguaggio inglese, e non ci occuperemo di quelle che sono le gare d'appalto, perché le DG e la Commissione Europea attuano i programmi o erogando finanziamenti attraverso le gare d'appalto, che non prenderemo in esame oggi, che hanno una natura commerciale, sono relativi all'acquisto di servizi, lavori, beni e servizi, ma ci occuperemo appunto delle sovvenzioni, dei grant, quindi di
quelle sovvenzioni che hanno un mandato istituzionale nella misura in cui, come vedremo a breve, rispondono e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi strategici previsti dai programmi di riferimento con un approccio dal basso, perché ovviamente, come vedremo, le progettualità rispondono a dei fabbisogni preanalizzati che emanano dal territorio e quindi dai consorzi proponenti. È previsto sempre un cofinanziamento, vedremo come solo in rarissimi casi, in casi eccezionali, alcuni programmi per alcune linee finanziano fino al 100%, ma la regola è che la sovvenzione sia dell'Unione Europea sia sempre nella misura variabile tra il 60 e il 90% circa. Quindi i beneficiari, coloro che applicano per presentare una proposta progettuale, devono sempre metterci una quota propria di risorse di cofinanziamento, anche a conferma del loro commitment rispetto alla realizzazione dell'azione. E poi ovviamente la procedura è quella delle call for proposal, quindi degli inviti a presentare proposte, in cui, come vedremo, i criteri qualitativi sono criteri essenziali per la valutazione delle proposte, ma questo ve lo illustrerà più accuratamente Francesco. Dicevamo, il tempo a nostra disposizione è poco, per cui gioco forza, andremo veloce su alcuni concetti che ci limiteremo ad accennare, a introdurre brevemente, ma vi segnaliamo qui quella serie di link utili dove è possibile approfondire in autonomia alcuni aspetti. In primis, per avere un quadro di riferimento più ampio ed esaustivo di quelli che sono le fonti di finanziamento, di quelli che sono i finanziamenti europei, sia a gestione concorrente che a gestione diretta, e quelle che sono le principali fonti di informazione dell'Unione Europea. Per restare sempre aggiornati su finanziamenti e politiche, vi consigliamo di seguire un webinar organizzato nell'ambito del ciclo Lezioni d'Europa dell'anno scorso, ed erogato proprio alla collega Salvi, che vi dicevo è anche colei che titanicamente garantisce l'aggiornamento della banca dati sui bandi dei programmi a gestione diretta. Inoltre vi segnaliamo questo webinar, che è in lingua inglese, è un webinar organizzato dalla Commissione Europea di presentazione del EU Funding Tender Portal, benché oggi lo vedremo molto brevemente, però lì è una presentazione in inglese di tutti gli step operativi, di come funziona e di come si può trasmettere le proposte progettuali, quindi vi invitiamo assolutamente a visionarlo. Inoltre vi abbiamo riportato qui il link cliccabile per accedere a 8 video lezioni di un percorso formativo e informativo che è stato realizzato dal Formez anni fa nell'ambito di un progetto finanziato dal Fondo Sociale 14-20 della Regione Siciliana per nuovi percorsi di sviluppo e la capacità amministrativa, e qui ci sono 8 video lezioni che approfondiscono in maniera strutturata tutto quello a cui noi accenneremo, quindi dagli aspetti più strategici agli step più operativi, e anche con un affondo a quegli approcci e quegli strumenti metodologici che a breve richiameremo e di cui vi segnaliamo appunto l'importanza. Questa slide vado molto veloce solo per segnalarvi che nella parte bassa è riportato quello che è l'iter progettuale, quindi dall'idea progetto fino al, in caso di aggiudicazione, fino alla definizione del consortium agreement. Ora rivedremo le varie fasi. Iter progettuale messo in relazione con quello che è il ciclo del progetto, che sapete è organizzato in diverse fasi ben distinte una conseguenziale all'altra. Allora, questo richiamo cromatico che vedete nella parte inferiore, soprattutto con riferimento all'idea progetto al partenariato, lo stesso richiamo cromatico della prima fase, quella iniziale di identificazione, che è la fase fondamentalmente di analisi della situazione di corrente, quindi è l'analisi di contesto, dei problemi, degli attori, e quindi la definizione di quelli che sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere per migliorare la situazione di partenza, e quindi la conseguente definizione della logica di intervento per realizzare gli obiettivi che ci prefiggiamo. È la successiva fase di formulazione, che è una fase un po' più avanzata, quindi quella di definizione del nostro intervento progettuale nei suoi dettagli più operativi. Come vedete, hanno lo stesso richiamo cromatico per sottolineare l'importanza che il partenariato sia coinvolto in queste due importantissime fasi sin dall'inizio. Quindi togliamoci un po' l'idea di quei progetti scritti tra virgolette, impropriamente dico, a tavolino, e poi coinvolgiamo, cerchiamo il partenariato ex post. No, come vedremo un po' più avanti, il partenariato oggetto di valutazione è molto importante, ed è importante che partecipi a tutte le fasi di definizione dell'intervento progettuale.
progettuale. Poi dalla formulazione si passa al finanziamento, che è appunto la fase di presentazione della proposta, di selezione di eventuale aggiudicazione, quindi viene esperita attraverso appunto la pubblicazione sul portale U-Tender Funding Portal degli inviti a presentare proposte, e poi in caso di aggiudicazione, cioè la fase di finanziamento propedeutica alla realizzazione, con la fase di negoziazione con la Commissione Europea, con la DG o con l'agenzia esecutiva preposta per la preparazione del Grant Agreement, quindi dell'accordo di sovvenzione, e la conseguente definizione del consortium agreement, che è l'accordo in caso di aggiudicazione che il lead partner, vedremo poi chi è, che ruolo ha, dovrà definire con tutti gli altri partner del consorzio per definire compiti, ruoli e responsabilità rispetto all'attuazione del programma. Questa slide è solo per fare un brevissimo richiamo sull'importanza di far propri e metabolizzare alcuni strumenti e approcci metodologici che ci aiutano ad avere quel rigore e quella solidità metodologica, per l'appunto, che ci garantisce la qualità del nostro progetto. In particolare, lo abbiamo accennato prima, sono fondamentali le fasi di identificazione e formulazione, ovvero la fase di analisi, durante la quale appunto, come dicevamo prima, si analizza la situazione di partenza, si sviluppa una visione del futuro desiderato e si determina la strategia di intervento per realizzarla. E l'uso del quadro logico, della tecnica, dell'approccio al quadro logico in questa fase di identificazione garantisce la pertinenza della nostra idea progetto, quindi la pertinenza, la coerenza, l'aderenza con quelli che sono, come vedremo, oggetto di valutazione, gli obiettivi della call for proposal. E invece la tecnica dell'approccio al quadro logico nella fase più avanzata di formulazione consente, sicuramente garantisce fattibilità e sostenibilità al nostro intervento. Quindi questo solo per come invito, diciamo, a rispolverare e a riapprofondire queste tecniche e questi approcci metodologici. Qui vado molto rapidamente, perché ovviamente tutti i materiali è fondamentale per presentare una buona proposta di progetto. Come dicevo prima, conoscere il programma e soprattutto il work plan, cioè la programmazione strategico operativa di come sarà attuato il programma nelle annualità. I work plan, che di solito sono disponibili sul sito delle direzioni generali piuttosto che sulla sezione L legislazione della Gazzetta Ufficiale, in realtà tutta la documentazione la trovate o su quel focus web che vi ho segnalato prima, con la banca dati dei programmi a gestione diretta, o più ufficialmente sul portale dei partecipanti, che a breve vedremo, e che è il portale dove non solo si reperisce tutta la documentazione di riferimento del programma, del work plan, della call for proposal, ma dicevamo il portale attraverso cui poi elettronicamente si trasmettono le proposte, e Francesco ci farà vedere a breve come. Un messaggio fondamentale che vi vogliamo dare è l'idea progettuale deve essere chiara e definita prima, secondo quelle due fasi che vi dicevamo di identificazione e formulazione, utilizzando l'approccio del quadro logico. Togliamoci dalla testa l'idea che c'è un bando, lo troviamo e allora proviamo a sviluppare il progetto ad hoc. È esattamente il contrario. Noi abbiamo prima sviluppato un'idea progettuale solida per risolvere determinate problematiche, e poi cerchiamo il programma di riferimento che afferisce al nostro settore di riferimento. E giocare d'anticipo è importante, perché, come appunto diceva la canzone di Elton John, è importante restare in piedi. Sicuramente preparare un progetto europeo è molto impegnativo, e lo vedremo soprattutto con Francesco a breve, però è anche una cosa possibile, e assolutamente io azzardo dicendo che oggi è più fattibile di ieri, non fosse altro per la semplicità di reperire le informazioni, tutti i documenti di policy, i quadri regolamentari a cui fare riferimento. Quindi oggi sicuramente è molto più facile di 20 anni fa o 25 anni fa, quando c'erano proprio mezzi e tecniche assolutamente più rudimentali. Però è importante giocare d'anticipo, arrivare ben consapevoli e informati su quelli che sono i documenti strategico operativi di riferimento. Un accenno ai criteri di aggiudicazione, che poi vedrete meglio in un caso concreto che vi presenterà il collega a breve. Sicuramente rilevante pertinenza, che era quello un po' che dicevamo che scaturisce dalla fase di identificazione, o meglio dal lavoro di analisi preliminare che si fa nella fase di identificazione, e quindi dobbiamo sincerarci che gli obiettivi del nostro intervento progettuale che andiamo a proporre siano fortemente in linea e coerenti con le priorità
gli obiettivi previsti dal bando, dalla call for proposal, che quindi andiamo concretamente a contribuire all'attuazione del quadro strategico e normativo dell'Unione Europea. Ricordiamoci quello che abbiamo detto in premessa, che i progetti che noi presentiamo rappresentano l'attuazione concreta degli obiettivi di policy che sono programmati appunto nei diversi fondi e in diversi programmi. E quindi la rilevanza, la pertinenza e l'aderenza degli obiettivi progettuali alla risoluzione dei problemi che intendiamo appunto risolvere. La qualità, che come vedremo a breve, in realtà è un concetto ampio, che è un po' una risultante di diversi elementi, ma che comunque sinteticamente si può ricondurre alla verifica della coerenza interna della logica di intervento, e quindi della conseguenzialità fra i risultati, gli obiettivi, le azioni che poniamo in essere per ottenere determinati risultati e obiettivi. La fattibilità tecnica ed economica è un efficace sistema di governance e di management dell'intervento. Ciò è soprattutto più vero quando sono coinvolti un ampio numero di paesi, di stati membri, di paesi partner. E poi l'impatto sostenibilità, cioè siamo veramente sicuri che il nostro progetto, le azioni progettuali determinano un miglioramento duraturo che va oltre la durata del finanziamento, che quindi abbiamo valutato un eventuale effetto moltiplicatorio di sostenibilità dei risultati. Sono tutte punte di domanda che dobbiamo porci nel momento in cui stendiamo un progetto. E questo brevemente è solo un esempio, un estratto di una call for proposal, di un invito a presentare proposte, per farvi vedere come ovviamente questo cambia da programma a programma, call for proposal a call for proposal. I paesi possono differire, però in questo specifico call è un esempio di quelli che sono i paesi, quindi la relevance era quella che pesava di più, relevance che appunto la rilevanza rispetto alla misura in cui la proposta soddisfa le priorità e gli obiettivi della call, parte da una solida analisi, valutazione dei fabbisogni, identifica i target group in maniera specifica, tiene in debita considerazione la prospettiva di genere, eccetera, eccetera, oppure ha una solida dimensione transnazionale europea. La qualità, che abbiamo visto, è un insieme di concetti, di elementi, ma che, come dicevamo prima, attiene fondamentalmente più che altro alla solidità della logica di intervento, al fatto che siano alle interconnessioni logiche, per l'appunto, fra problemi, fabbisogni e soluzione che noi proponiamo con il nostro intervento progettuale, eccetera. E l'impatto, cioè l'ambizione a quello che è il risultato duraturo di lungo periodo che intendiamo risolvere, che intendiamo raggiungere con il nostro intervento. Questi sono i criteri principali di valutazione, a cui si aggiungono ovviamente, perché rilevano ai fini della valutazione, le proposte da parte della Commissione europea, o meglio da parte di un gruppo di esperti indipendenti, perché le proposte non le valuta direttamente la direzione generale competente o l'agenzia esecutiva preposta all'attuazione del programma, ma la valutazione è sempre fatta da valutatori indipendenti. Quindi, dicevo, gli altri criteri sicuramente sono il valore aggiunto europeo, cioè dimostrare che ha senso che la Commissione europea finanzi la nostra proposta di intervento, la nostra proposta progettuale, perché gli obiettivi e gli effetti delle azioni hanno un valore aggiunto e sono più facilmente raggiungibili a livello europeo, per esempio attraverso la cooperazione fra più stati membri, piuttosto che a livello nazionale. Quindi dimostrare il valore aggiunto che deriva dall'attuazione dell'intervento a livello europeo. L'innovazione, che ovviamente è un concetto ampio, non è in senso stretto, quindi ci si può riferire al contenuto, al contesto, agli aspetti metodologici, eccetera, ma quanto più innovativo un progetto anche nei suoi risultati, tanto più sicuramente viene valutato positivamente. E poi il value for money, cioè il rapporto analisi, il rapporto costi-benefici fondamentalmente, cioè assicurare che il nostro progetto sia congruo, che i risultati previsti sono commisurati all'importo della sovvenzione e che è opportuno il finanziamento della Commissione è ragionevole, giustificato e giustificabile. Dicevamo, sì, la qualità di Raffaella, posso intervenire? Vai, prego. Niente, su questi aspetti riguardanti i criteri di valutazione delle proposte, volevo rimarcare il fatto che questi sono criteri che generalmente si trovano in tutte le call for proposals e in tutti i programmi a gestione diretta a livello europeo. È chiaro che però il grado di importanza dei vari criteri cambia
in base al programma che si sta affrontando. Facciamo un esempio, parliamo dell'innovazione, come giustamente hai detto, è un criterio, è un ambito estremamente ampio, no? Cercare di identificare, definire cos'è il nuovo e come il nuovo può impattare positivamente sulla riuscita di un progetto. Se stiamo parlando di un programma come può essere quello di cui parlerò a breve, cioè SERV, chiaramente ha un'importanza a fare dei progetti che abbiano degli aspetti innovativi, che innovano appunto le metodologie, la tipologia di attività o anche il contesto, come giustamente indicato in questa slide. Però chiaramente se si parla di un altro programma come può essere Horizon Europe, ad esempio, certo, allora l'innovazione non diventa solo un criterio, diventa il criterio, nel senso che chiaramente si attivano tutta una serie di specificità in cui, ad esempio, la stessa innovazione ha dei gradi di misurazione, i cosiddetti technology readiness level, e che quindi diventa, diciamo, la cosa più importante, ecco. Però questo per far capire fondamentalmente che è in base al programma anche che la valutazione e i criteri di valutazione vanno presi in considerazione. Assolutamente, ti ringrazio, preziosa questa tua precisazione, perché ovviamente noi stiamo stiamo facendo dei cenni a dei principi generali, ma come poi vedremo meglio più avanti con Francesco, ovviamente ogni programma è a sé stante, quindi le call soprattutto declinano, dettagliano, quindi sono tutte diverse una dall'altra. Stiamo richiamando dei principi generali, dei concetti generali, ma poi possono cambiare caso per caso, ovviamente in base alla specificità dei diversi programmi. Poi ci sono programmi un po' più semplici, programmi un po' più articolati, forse anche più ambiziosi, come appunto dicevi Horizon Europe, che peraltro ha diversi strand. La settimana scorsa abbiamo inaugurato il ciclo Lezioni d'Europa parlando proprio della componente health, quindi salute del programma, e quindi hanno livelli di articolazione e di complessità diversi e quindi pesi diversi, ovviamente. Quindi grazie Francesco per questa precisazione. E, brevemente, quindi la qualità del progetto, diceva, è un concetto molto ampio che dipende, riconducibile in impostazione, dall'impostazione della concezione. Qui importante è sempre valorizzare la complementarietà con altri progetti già finanziati, e poi vedremo come trovare le informazioni per capire quel programma che altri progetti ha finanziato, al fine di valorizzare l'eventuale complementarietà con quanto già finanziato. Vedremo a breve dove trovare queste informazioni, la coerenza con le priorità del programma, la qualità dei risultati. La vado veloce perché non voglio sottrarre tempo a Francesco. L'approccio, che quindi fa riferimento alla qualità delle metodologie, alla coerenza del piano di azione, della logica di intervento, alla strategia e alle attività di disseminazione dei risultati, perché comunque la disseminazione, la valorizzazione, la capitalizzazione e le attività del nostro intervento progettuale è molto importante. La Commissione ci tiene affinché vengano valorizzati gli interventi, i risultati degli interventi che vengono finanziati, il partenariato e la gestione, e appunto il value for money, cioè il rapporto costi e benefici. Il partenariato è oggetto di un elemento strategico del progetto ed è oggetto di valutazione. Ne sono oggetto di valutazione sia la capacità tecnica finanziaria che l'expertise, il know-how che ciascun partner può porre in essere. Rileva molto anche la distribuzione geografica, può essere a volte strategico non solo il numero degli stati membri, ma anche quali stati membri in base all'intervento, in base agli obiettivi e alle priorità del programma, una dimensione transnazionale a geometrie variabili. Insomma, vanno valutati tutti questi elementi, anche la complementarietà tra esperienze e competenze dei diversi partner. Abbiamo diverse tipologie, accennavamo prima al lead partner, che è, dicevamo, è l'interfaccia del consortium agreement con la Commissione europea, è colui che presenta la candidatura sul portale dei partecipanti in nome e per conto di tutto il consorzio, è responsabile della gestione e dell'implementazione del contratto e degli avanzamenti o dei report su di monitoraggio, quindi di stato di avanzamento del progetto, nonché della parte contrattuale della gestione delle operazioni finanziarie. Gli altri partner sono i partner normali, che sono coloro che contribuiscono alle attività e dispongono di una quota di budget, e poi Francesco ci dirà come si devono registrare sul participant portal. L'entità affiliata, che invece è un'entità che è collegata giuridicamente o finanziariamente a uno dei partner, e il partner associato, che è quella tipologia di soggetto, di partner, che può partecipare al progetto ma non riceve
e quote di budget. E poi subcontractor, che sono quei soggetti terzi a cui si può demandare parte, piccola parte delle attività da realizzare, però ovviamente previa verifica accurata delle disposizioni specifiche in merito sulla call for proposal, perché alcuni call proibiscono, evitano, non prevedono il ricorso al subcontractor o altri per determinate attività e in determinate misure. Come trovare un partner? Magari ve lo farà vedere più rapidamente Francesco, perché non gli voglio rubare altro tempo, ma è fondamentale il portale Funding e Tender Opportunities, sia nella sezione Partner Search, che è questa qui. Voi andate qui su Auto Participate Partner Search e si apre la finestra e potete selezionare il programma, il paese. Magari avete partner in tanti paesi e vi manca, dico per dire, quello dell'Europa orientale, quindi potete scegliere il paese piuttosto che la tipologia di soggetto, eccetera. Oppure direttamente, che è ancora più significativo, vi consiglio di verificare questo: quando trovate una call for proposal che vi interessa, e poi magari lo vedrete con Francesco, c'è una sezione, un partner announcement, e quindi si trovano lì, si vedono tutti gli enti che sono interessati a quella specifica call for proposal e che si propongono come partner, sia partner normale che eventualmente capofila. Poi ovviamente le partecipazioni a conferenze Info Days, i punti di contatto nazionali dei diversi programmi. Vi ricordo che giovedì prossimo avremo il punto di contatto del programma SERB e loro sono, i punti di contatto sono preziosissimi anche per il supporto nella ricerca al partner. E poi, last but not least, le liste dei progetti approvati. Questo ha una duplice importanza, sia perché ci consente di vedere intanto cosa è stato già finanziato nell'ambito di quel programma, valorizzarne eventualmente sinergie e complementarietà, ma anche perché appunto ci consente di vedere chi ha già avuto finanziato un progetto in quel programma e quindi di fatto conosce già le regole del gioco e le priorità del programma, quindi sicuramente è un partner privilegiato. Io qui mi taccio e passo la parola a Francesco per entrare un po' più nella concretezza, come Grazie sempre. Raffaella, non ti ho interrotto perché in realtà ho restituito a te qualche domanda che Francesco ti ha fatto, così hai potuto completare il tuo percorso. Complimenti per questa illustrazione veloce ma molto incisiva ed efficace. Ora ti do la parola a Francesco Caffarelli dello Eurodire della provincia di Verona. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, spero che si veda bene la condivisione del mio schermo. Fatemi un Ancora non segno. ancora. Non ancora. Non ancora. Provo a ricondividerlo allora. Adesso avete modo di vederla? Ok, Perfetto. ottimo. Bene. Vediamo di partire subito in quarta, perché già appunto Raffaella ha introdotto diversi concetti. Io il primo concetto a cui volevo accennare riguarda il fatto che la presentazione di un progetto europeo non è un processo semplice, non è un processo che può essere affrontato con superficialità, con fretta e soprattutto ciò che porta un'organizzazione o un partenariato a presentare un progetto europeo non deve essere la prossimità di una scadenza. Cosa intendo? C'è il bando che scade il, non so, 10 marzo, ah, accidenti, ci sono 10 milioni di euro di dotazione finanziaria, partecipiamo. Non è questo l'avvio di un processo di presentazione di un progetto europeo che possa avere delle possibilità concrete di passare, di essere approvato, no? Bensì, si tratta invece, la progettazione europea fatta correttamente implica attività di studio, dedicare tempo a comprendere quelle che sono le logiche che stanno dietro l'esistenza di un programma e conseguentemente l'esistenza di bandi di finanziamento, tempo necessario a trovare i giusti partner. Vedevo in chat una domanda: come si trova un partner affidabile? Ecco, è una domanda non banale, nel senso che si tratta di fare una ricerca o sui portali di cui adesso vedremo un po' il funzionamento, ma anche sulla propria rete di contatti, una ricerca che venga fatta con criterio, o meglio con criteri, cioè
i soggetti che si vogliono intercettare, a cui si vuole proporre un partenariato su un progetto europeo, devono essere analizzati in quella che è la loro expertise, se hanno già presentato progetti europei oppure se non li hanno presentati, quali sono le attività che solitamente svolgono, se possibile anche qual è la loro capacità finanziaria, perché questo, anche questo è un criterio di valutazione nella progettazione europea, specie quando i contributi assumono delle come dire, grandezze non irrilevanti, no? Quindi notevoli. Tutto questo per dire cosa? Bisogna armarsi di tanta pazienza. Questo è il primo generale consiglio che mi sento di dare a chi si approccia alla progettazione europea, soprattutto a chi lo fa per la prima volta. Ecco. E riagganciandomi alla domanda che ho letto in chat, diciamo che un soggetto che si avvicina ai progetti europei, ai programmi europei per la prima volta, tendenzialmente quello che sarebbe il mio consiglio è quello di ricercare dei partner capofila affidabili, quindi cercare di entrare in reti di partenariato europee già attivate su progetti precedenti, che magari sono progetti che hanno attività vicine alla propria mission, alle proprie attività, proporsi come partner affidabile, proporsi come organizzazione che prenda un pacchetto di attività specifico per svolgerlo all'interno di un progetto che però è coordinato da un'altra organizzazione più esperta. No? Di solito questa è la modalità classica per approcciarsi ai partenariati europei come primo approccio, e garantisce fondamentalmente un'entrata in queste reti che sia un po' più soft e che sia guidata da soggetti che hanno più esperienza nella gestione appunto di questi partenariati. Questo come prima, insomma, introduzione, e adesso andiamo un po' più nel dettaglio. Diciamo che la prima barriera, tra virgolette barriera, è più di tipo tecnico, no? Chiaramente ora, diversamente che in passato, abbiamo l'opportunità di utilizzare tutta una serie di risorse tecnologiche online, quali è in primis il portale Funding and Tenders, che è il portale generale su cui si ricercano i bandi e si presentano le proposte, che ha un funzionamento che si può basare su queste tre principali pilastri funzionali che ho individuato. Innanzitutto l'esistenza e la necessità di fare un account, come ad esempio quello che fate per, non so, utilizzare i social network, non so se avete Facebook o Instagram o altri social, banalmente bastano una mail e l'identificazione di una password che vi dà la possibilità di avere un accesso individuale a questo portale. Perché sottolineo individuale? Perché non basta poi per arrivare alla partecipazione a un progetto europeo o alla proposta di un progetto europeo avere questo account, insomma questo EU login account, bensì c'è poi, ma lo vediamo appunto qua presentato, la necessità anche di identificare precisamente quello che è l'organizzazione, no? Anche l'organizzazione deve avere un suo profilo questo profilo viene identificato con un codice univoco, che è appunto il Participant Identification Code, il PIC, che quindi va a identificare appunto l'organizzazione. Quindi non so, se voi volete presentare un progetto europeo o partecipare anche ad un partenariato europeo con la vostra associazione, ad esempio, o con la vostra chiesa, ad esempio, sapete che il primo passaggio è farsi un account sul portale Funding and Tenders, che sia individuale, cioè il vostro, usando la vostra mail di lavoro, ad esempio, successivamente a registrare la vostra organizzazione sul Participant Portal e ottenere quindi questo codice univoco. Perché? Perché poi nel momento in cui vorrete entrare all'interno di un partenariato che sta presentando una proposta, esempio classico, la prima cosa che vi chiedono è il vostro PIC, perché materialmente dovrà essere inserito all'atto della presentazione, ma lo vediamo tra pochissimo. Terzo e ultimo accenno che volevo fare su questi aspetti riguardanti il profilo dell'organizzazione e i profili che si possono fare sul portale Funding and Tenders era il funzionamento poi di questo portale, perché il terzo pilastro concettuale riguarda i ruoli e i diritti di accesso. Cosa intendo? Intendo il fatto che questo portale funziona sugli account individuali delle persone che accedono, quindi delle persone fisiche che accedono, sui profili delle organizzazioni collegate a queste persone e su un sistema di gestione degli accessi che fondamentalmente differenzia la tipologia di accesso che puoi avere. Mi spiego meglio.
una persona può accedere all'interno di questo portale e assumere diverse tipologie di ruoli. Per esempio, può essere soltanto una persona di contatto e quindi essere registrata come persona di contatto dell'organizzazione XY, no? Oppure può avere un ruolo formale più elevato, quale il Legal Entity Appointment Representative, cioè il LEAR, e quindi in questo modo può firmare, ad esempio, direttamente a portale quelli che sono i contratti di finanziamento che si ottengono successivamente all'approvazione di un progetto. Ora, volevo scorrere rapidamente, nel poco tempo a disposizione, il manuale online, perché chiaramente in 5 minuti non è possibile spiegare in maniera esaustiva tutto il funzionamento del portale, ma per fortuna nel tempo l'Unione Europea ha sviluppato tutta una serie di linee guida che possono essere consultate e che in dettaglio spiegano ogni aspetto del funzionamento del portale. Francesco, perdonami, solo per ricordarti che abbiamo reso disponibile il link alla presentazione del portale a cura proprio della Commissione Europea, quindi nell'economia complessiva del tempo ti consiglio magari di andare veloce su questo e di privilegiare altri aspetti, perché abbiamo reso disponibile il link del webinar. Perfetto, perfetto. Questo è fondamentalmente il manuale che avete link, di cui vi hanno fornito il link. Come vedete, si tratta di un manuale di più di 80 pagine, quindi ovviamente non vogliamo andare a scorrere tutto oggi. Volevo solo soffermarmi sul fatto che appunto uno è molto strutturato e in secondo luogo chiaramente volevo spiegarvi appunto il fatto che, come vi dicevo, siete accompagnati passo passo, no? nella realizzazione di tutti i passaggi necessari, ma ai fini della sola presentazione di un progetto in realtà basta fare l'account personale, ottenere il PIC e il gioco è fatto, perché poi tutti i passaggi successivi più formali sono fatti solo nel momento in cui un vostro progetto viene approvato, ok? Comunque questo è un po' il riferimento da utilizzare per capire tutto il funzionamento e tutti i dettagli di questo portale, che è questo è fondamentalmente il portale di cui stiamo parlando, Funding and Tenders Opportunities. Siamo già sulla pagina della colla che a breve andremo ad analizzare. Vi volevo far vedere un paio di funzionalità. Allora, la prima, innanzitutto, banalmente vedete che tutte le informazioni della call, una volta che è individuata, sono elencate in maniera esaustiva, quindi ad esempio le scadenze che ci sono, no? Questa scadrà il 26 marzo prossimo, tutti la documentazione necessaria a presentare il progetto è indicata in questa sezione. E qua, come diceva giustamente Raffaella prima, si vede la specifica pagina di ricerca partner sulla call specifica. Quindi se invece andate qui, avete il partner search generalizzato per cercare partner e poi vedere i progetti anche che hanno realizzato, no? Mentre però su ogni call ci sono appunto delle specifiche pagine, clicchiamoci sopra per vedere, che fanno un elenco di chi si sta proponendo per attivare dei partenariati e fondamentalmente le persone interessate possono navigare su questa lunga lista, ovviamente stiamo parlando di 112 in totale, appunto proposte o richieste, quindi abbiamo 98 soggetti che si propongono per fare progetti europei e 14 soggetti, vedete qua a sinistra, che invece richiedono delle particolari expertise per realizzare il loro progetto, no? Ovviamente con tutte le informazioni di contatto sull'organizzazione. Addirittura, se io volessi cliccare su questo link, andrei su una pagina che descrive proprio il partner e fa vedere anche i progetti europei realizzati. Insomma, quindi è una risorsa che fino a qualche anno fa era impensabile, ma è estremamente utile adesso e semplifica molto anche la ricerca, ecco, dei propri partner. Francesco, scusa, un partecipante chiede come proporsi come partner, quindi forse fa riferimento alla possibilità di inserire noi una richiesta. Sì, allora bisogna innanzitutto loggarsi, quindi in questo momento non lo sono, e poi la pagina dà l'opportunità di inserire un'offerta, diciamo, di partenariato. È chiaro che però il gioco poi avviene nel momento in cui si entra in contatto con i partner. Quello che posso consigliarvi è quello di non andare a fare delle proposte generiche.
Cioè, è importante dettagliare quella che è la propria proposta di expertise, spiegare esattamente quella che è la mission della propria organizzazione, le attività che si è in grado di fare e anche comprovare le referenze, quindi le attività che sono state fatte, no? In maniera da rendere la proposta dettagliata e quindi appetibile per quelle che sono le organizzazioni interessate a, appunto, ad entrare in contatto con dei partner, no? Eccoci qua. Bene, tornando a noi, appunto, adesso volevo darvi dei cenni su quella che è la dimensione del bando. Poi andremo a parlare effettivamente dell'application form, quindi proprio della scheda che bisogna inviare per descrivere il proprio progetto. Infine ci soffermeremo molto velocemente sul budget. Quali sono gli elementi caratteristici di una call for proposal? Questo è il termine inglese per dire appunto bando fondamentalmente, a livello europeo. Innanzitutto lo vedremo, è importantissima la dimensione del background, cioè tutti gli elementi di contesto che giustificano l'esistenza di questa call e che rispondono fondamentalmente alla domanda perché l'Unione Europea ha deciso di investire denaro pubblico su questo bando, no? Quindi contiene tutti gli elementi utili a, e mi aggancio a uno dei criteri di valutazione accennati da Raffaella, a giudicare la rilevanza del progetto che si vuole proporre, no? Quindi, lo vedremo, fondamentalmente nel bando viene descritto in maniera estensiva tutto il contesto di normative, proposte, comunicazioni dell'Unione Europea che descrivono, e che giustificano il fatto che il tema affrontato da questo bando è rilevante. Dopodiché, il bando identifica gli obiettivi, le attività, l'impatto che si vuole, toccare, a cui si vuole giungere, e quindi descrive gli obiettivi generali specifici del bando e che quindi devono corrispondere agli obiettivi generali e specifici perseguiti da ciascun progetto presentato. Le attività che sono ammissibili, spesso nei bandi si trovano anche esempi concreti di quelle che sono le attività che possono essere svolte all'interno dei progetti presentati e approvati e l'impatto desiderato su quelli che sono i destinatari diretti e indiretti del programma e l'impatto che si vuole avere in generale sulla società o sul tessuto territoriale ed economico. Infine, infine diciamo che stiamo molto sul generale, ovviamente, adesso andremo un po' più nel dettaglio, però abbiamo anche la descrizione della dotazione finanziaria e delle scadenze, quindi quant'è l'ammontare delle risorse pubbliche allocate sul bando, no? Che è un riferimento importante per capire anche qual è la nostra chance di passare. Più sono le risorse, chiaramente un altro fattore però è il numero di domande presentate, più tendenzialmente c'è la possibilità di andare a presentare progetti con chance di passaggio, però chiaramente è un criterio molto generale, ovviamente quello che fa la differenza è la qualità del proposito in primis. E poi le scadenze, no? Altro dato importantissimo, sembrerà una banalità, ma nel momento in cui un progetto viene presentato o si prova a presentarlo dopo la scadenza anche di un secondo, non è possibile farlo, no? Da questo punto di vista, il portale recentemente ha aggiunto negli ultimi anni una funzione che ti consente di caricare già le proposte come se fossero presentate, quindi presentarle e riaggiornarle in ogni momento, prima ovviamente che la scadenza volga al termine, no? Quindi, ad esempio, so che scade il bando il 26 di marzo, già il 24 posso caricare una proposta progettuale più o meno completa. Se voglio fare degli aggiornamenti, so che avrò ancora 2 giorni per farlo. Dopodiché la checklist documentale, quindi la lista dei documenti che vanno presentati, no? E qua c'è un errore nella slide, chiedo scusa. E fondamentalmente ho riportato una casella che era relativa a un'altra informazione data già prima relativa al portale Finding Internet, però checklist e documenti fondamentalmente cosa intendiamo? Intendiamo sicuramente la descrizione del progetto, oppure il budget, oppure dei documenti integrativi che vengono richiesti specificamente per i vari bandi. E adesso vi farò un esempio quando andremo ad analizzare il bando di cui parliamo oggi. Dopodiché la sezione sull'ammissibilità soggettiva, e questa è fondamentale, e io tendenzialmente invito a cercare come prima cosa quando si analizza un bando questa sezione, perché descrive chi può presentare un progetto per il bando. E quindi può succedere, soprattutto
per le organizzazioni meno esperte, di individuare un bando che si pensa possa interessare la propria organizzazione, iniziare anche a lavorarci sopra, cercare partner, dettagliare la proposta e poi scoprire di non essere dei soggetti ammissibili. Perché, ad esempio, la call indica che per partecipare al bando bisogna necessariamente essere, non so, degli enti no profit, no? Ed ecco quindi tutti invece gli enti commerciali o comunque for profit sono esclusi, magari qualcuno non lo sapeva e ha impiegato ore di lavoro per un progetto che in realtà non poteva essere presentato. Ci sono poi i criteri di valutazione su cui Raffaella si è già soffermata e di fatto sono le caratteristiche richieste da un progetto per essere, per passare, no? Per essere ritenuto valido e per ricevere la sovvenzione. Sono criteri, come abbiamo già visto, di rilevanza e pertinenza, quanto il progetto rientra nell'ambito descrittivo del bando. Di impatto e di sostenibilità, quindi i risultati, gli impatti che si hanno alla fine del progetto e per sostenibilità non intendiamo specificamente quello ambientale, intendiamo come il progetto pensa di durare e perdurare nel tempo anche successivamente al suo termine, no? Come può evolversi, come può essere rilanciato e innovato in futuro, anche a valere sui partenariati che si attivano appunto nel suo svolgimento. La qualità e l'efficienza, quindi come il progetto viene fatto e secondo quali criteri di qualità. L'innovazione, il valore aggiunto europeo, non mi ci soffermo, insomma, li abbiamo appena visti con Raffaella, appunto. Cerchiamo di mettere un po' le mani in pasta allora e vediamo, andiamo a fare una lettura molto rapida di quella che è una call europea attualmente attiva e, come vi dicevo, scade il 26 di marzo. Si tratta di una call for proposals all'interno del programma SERV, quindi Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori dell'Unione Europea, che raccoglie l'eredità del vecchio programma EU for Citizens della scorsa programmazione e di altri programmi, ad esempio, che curavano i diritti o la parità di genere o altri principali aspetti, sono stati raggruppati all'interno di un cappello, appunto, che è SERV. E in particolare stiamo parlando del bando relativo ai diritti del bambino e alla partecipazione dei bambini, quindi Rights of the Child and Children's Participation. E siamo qui, torniamo sul nostro portale Funding and Tenders. Volevo solo farvi vedere cosa accade quando effettivamente si decide di proporre una domanda di contributo. Eccoci qua, la sezione Start Submission. Bisogna selezionare il tipo di submission. Perché? Perché qua vedete soltanto un'opzione. In realtà ci sono bandi che ti danno la scelta di presentare delle proposte su più linee di azione all'interno dello stesso bando. Ed ecco che quindi questo elenco puntato assumerebbe una valenza diversa. Qua abbiamo soltanto un'opzione, quindi non abbiamo alternative. Cliccando Start Submission, il portale ti dice: sei sicuro che vuoi presentare? Sei proprio sicuro, sicuro? E ovviamente noi lo siamo, non abbiamo paura di niente. Clicchiamo OK e con i suoi tempi dovrebbe caricarsi la pagina relativa alla submission. Quella che avete visto per una frazione di secondo è la pagina di login, quindi il fatto che dovete inserire mail e password. Io sono già all'interno della. Sono già registrato, insomma, già loggato e quindi mi ha rediretto appunto all'interno della pagina di presentazione. Vedete quindi sulla parte alta uno schema, insomma, un flusso di quelli che sono i passaggi necessari, che saranno i passaggi necessari alla presentazione. Quindi qua siamo all'inizio, login e la selezione del tema è già stato fatto, abbiamo appena fatto. Qua bisogna creare la proposta, dopodiché si andranno a identificare i partecipanti e il loro ruolo e poi bisognerà caricare i form, gli application form che andremo a vedere a breve. Qua abbiamo un paio di associazioni o enti con cui io lavoro solitamente, che già il portale in maniera intelligente mi propone. Vedete che hanno il loro PIC, no? Quindi se non ce l'avessero non potrebbero essere inserite all'interno della proposta e è molto importante questa sezione qui perché ci sono i template, cioè i modelli, i moduli da utilizzare per presentare il progetto. Quello che io consiglio sempre, piuttosto che andare a scaricarsi i template da questa sezione, aspettate che la becco, eccola qua. Proposal template, sicuramente questi sono i documenti a cui fare riferimento, ma
quello che io consiglio sempre è di scaricarli direttamente all'interno della pagina di presentazione del progetto. Cliccando su questo link verrà scaricato un file zip, una cartella zippata, con al suo interno la documentazione che a breve andremo a vedere, quindi l'application form, il budget ed eventualmente altre documentazioni necessarie. No? Bisogna inserire un acronimo, quindi un acronimo del titolo del progetto e una breve descrizione del progetto, e poi si può passare ai passaggi successivi. Senza ovviamente andare a presentare una proposta che in questo momento non abbiamo, direi che possiamo passare quindi alla call. Una call che si compone di una trentina di pagine, ed è per questo anche che vi parlavo di pazienza all'inizio. Presentare un progetto vuol dire studiare. Presentare un progetto vuol dire rimboccarsi le maniche, tornare a scuola, prendersi la propria penna, la propria matita, il proprio evidenziatore, come si faceva insomma qualche anno fa, e studiare questo documento come se si volesse quasi scrivere una tesi, diciamo. Perché alla fine un progetto europeo è la dimostrazione di una tesi, cioè dimostrare il fatto che svolgendo determinate attività con un determinato partenariato, in determinati tempi e con determinati costi, si otterranno determinati risultati. Okay? Qua, questa piccola sezione spiega un po' come è stata la genesi della call e come è stata aggiornata poi nel tempo. Francesco, scusami, non ti voglio interrompere, è interessantissimo, ti segnalo solo, sono le 11:18, quindi se vogliamo tenerci qualche minuto solo per le domande, ma alcune hai già risposto, per cui se ci sono domande le vogliamo, qualcuno si vuole prenotare, eventualmente poi così prosegui, grazie. Cerco di accelerare, effettivamente siamo ancora un po' in alto mare, non vediamo benissimo terra, però appunto dove soffermarci fondamentalmente? Innanzitutto, qua abbiamo più un'introduzione e dei riferimenti normativi molto importanti, vi spiegano un po' tutto il documento di call, il manuale online che abbiamo visto prima, eccetera, eccetera, eccetera. Il background è la Bibbia, è veramente la Bibbia del nostro progetto, perché è qui che troviamo le informazioni rilevantissime per dimostrare come il nostro progetto rileva, appunto, stiamo parlando di rilevanza, ai fini della call for proposals e del programma, no? E invito a non sottovalutare i link che si trovano nelle note più di pagina, perché sono link ad ulteriori documenti di approfondimento, report, comunicazioni, che di fatto forniscono informazioni preziosissime per tarare la propria iniziativa sulle esigenze del bando, che non vuol dire fare maquillage, vuol dire proprio dire ok, questa attività effettivamente forse non c'entra molto con il progetto, forse è meglio costruirla in maniera diversa, oppure toglierla, oppure inserirla una nuova, perché in questo modo il progetto risponde meglio alle esigenze del bando. Esigenze del bando che sono specificate all'interno della sezione degli obiettivi, dei temi, della priorità, e che quindi anche queste vanno fondamentalmente studiate molto bene. Questa call in particolare ha quattro priorità principali, quindi i diritti del bambino e la partecipazione dei bambini sono declinate secondo quattro priorità prevalenti, quindi la salute mentale dei bambini, l'integrazione di quelle che sono i diritti del bambino e le loro prospettive in azioni a livello nazionale e locale, quindi già qua forse capite che il ruolo degli enti pubblici diventa fondamentale, infatti questa cosa, non ci soffermiamo, ve lo dico solo velocemente, richiede il coinvolgimento di un ente pubblico come ente di supporto al progetto, e questo implica che il partenariato deve ricorrere a quella che è la propria rete di contatti per ricevere le lettere di supporto da enti pubblici a livello nazionale o locale. Dopodiché la partecipazione e il coinvolgimento dei bambini in generale, e infine la promozione della comprensione dei diritti democratici nei bambini. Quindi il fatto che è importante che il cittadino entri e capisca di essere un cittadino sin dalla giovane età, fondamentalmente, sin da prima che possa esercitare in maniera totalmente autonoma questi diritti. E come vi dicevo, ci sono degli esempi di attività che possono essere realizzati. Questo è un aspetto molto concreto, perché però aiuta molto ad orientarsi. L'impatto atteso, il supporto dell'ente pubblico di cui vi parlavo, eccetera, eccetera, eccetera.
e anche qui ancora un sacco di documentazione che è utile insomma studiare. Chiaramente se uno dovesse studiarsi per bene tutti questi documenti, è chiaro che stiamo parlando di un impiego di tempo non rilevante, ma vi garantisco che non può essere sottovalutato questo aspetto e che poi si vede nella qualità dei progetti se un'organizzazione ha studiato oppure no. Come dicevo, la dotazione finanziaria in questo caso è di 12 milioni di euro in totale, una semplice tabella che riepiloga tutte le scadenze, quindi la Colles è aperta dallo scorso 15 novembre, chiude il 26 di marzo 24, la valutazione è prevista tra aprile e giugno 2024, l'informazione sui risultati della valutazione a settembre e GA Signature intende la firma del contratto di finanziamento è prevista indicativamente a dicembre. La lista, la checklist di cui parlavo con tutti i documenti necessari, qua già accennano al fatto che l'application form, che a brevissimo vediamo, deve essere lungo al massimo 70 pagine, i criteri di ammissibilità dei soggetti che vogliono partecipare, informazione importantissima qui, il contributo che si richiede non può essere inferiore a 100.000 euro, quindi abbiamo una soglia minima di richiesta di contributo particolare, ma fa capire quindi che si aspettano dei progetti anche abbastanza corposi, no? Non stiamo parlando di cifre astronomiche, ma neanche di un contributo da 20.000 euro, insomma. Casi specifici, e ad esempio criteri sulla composizione del partenariato, è necessario avere un partenariato di due soggetti, quindi non necessariamente estesissimo, attività che sono ammissibili, i criteri finanziari di capacità finanziaria e operativa di cui vi parlavo, quindi insomma appunto tutte delle informazioni relative a dei criteri che dobbiamo rispettare se vogliamo presentare, dal punto di vista economico, amministrativo, finanziario e di capacità operativa che dobbiamo rispettare per presentare, e poi specifici casi di esclusione. E quindi anche questi vanno letti molto bene, perché effettivamente se poi uno presenta tutto e non sapeva di rientrare in uno di questi casi, chiaramente ha lavorato per niente. Spiegano poi come funziona la procedura di valutazione, i criteri, come accennavamo prima, i criteri di valutazione del progetto, rilevanza, qualità, impatto, eccoli qui, riprendiamo la tabellina che è stata già proiettata, e poi delle informazioni relative su come viene stipulato il grant agreement, cioè il contratto di finanziamento. L'ultima cosa che volevo farvi vedere prima di passare all'application form riguardava la lingua. È scritto chiaramente che questa proposta si può presentare in ogni lingua ufficiale dell'Unione Europea. L'abstract, il sommario che vedevamo prima a portale, cioè questa parte qui, devono essere però in inglese. Però per ragioni di efficienza consigliano di utilizzare l'inglese per tutta l'application, quindi di scrivere il progetto in inglese fondamentalmente è comunque consigliato, perché questo favorisce la valutazione. Gli esperti che poi e le esperte che valutano i progetti non necessariamente sono tutti italiani, anzi alcuni saranno italiani, alcuni saranno di altri stati membri, ciò significa che la lingua comune è tendenzialmente utilizzata per valutare i progetti in inglese. E scriverlo in inglese, ovviamente un inglese che sia potabile e corretto, dà un vantaggio. Questo è innegabile. Bene, questo è l'application form. Allora, volevo solo farvi vedere la parte A che si trova soltanto nel template in PDF. Fondamentalmente la parte A si compila online, la parte B si compila offline o online se si lavora collaborativamente, però insomma la parte A è un documento che trovate, cioè sono delle sezioni di questo portale, per capirci, da compilare qui, mentre la parte B è un Word che adesso vediamo, che si può compilare in qualsiasi modo si voglia. La parte A contiene delle informazioni, delle sezioni che vanno compilate con informazioni amministrative dei soggetti proponenti del partenariato, mentre la parte B contiene la descrizione vera e propria delle attività del progetto, insomma. Quindi io passerei rapidamente allora alla parte B, provo a zoomare un pochino. Qua ovviamente ho caricato il modello Word, che quindi è accessibile da qualsiasi computer che abbia Microsoft Office
però io l'ho caricato insomma su Google, nel senso che... Francesco, scusa, solo per dirti, siccome i temi sono importanti, se sforiamo qualche minuto non fa niente, immagino che gli utenti apprezzino, insomma, se riusciamo a completare tutto, quindi anche se sforiamo qualche minuto ti consiglierei di prenderti il tempo che serve, se Paola è d'accordo. Io sono d'accordo e poi ci sono qualche domanda a cui magari appunto rispondiamo, così grazie. Certo. Ok, bene. Come dicevo, solitamente io lavoro in file collaborativi caricati su Google Drive, è molto comodo perché poi dai accesso, Google Drive ti consente di dare accesso insomma a più utenti, anche con Office si può fare, però io lavoro così. E, andando un po' a scorrere l'application form, come vi dicevo, era già scritto nella call, forse è scritto anche qui, sì, important notice sono cose che magari uno scorre ma non vanno così sottovalutate, vanno lette, spiegano appunto il fatto che l'application form si compone di due parti, indicano il limite di caratteri e di pagine. Qua purtroppo c'è un trabocchetto, nel senso che su questo documento è indicato che il page limit normally, quindi il limite di pagine normalmente è 45 pagine, però ti dice a meno che non sia prevista a meno che non sia prevista diversamente dalla call, e la call, come abbiamo visto molto velocemente 2 minuti fa, diceva che il limite era 70. Conta quello che c'è scritto nella call, okay? Più altre indicazioni precise, ad esempio la grandezza dei caratteri deve essere 9 minimo e basta, e altro, insomma, i margini, eccetera, eccetera. Bene, andando un po' sulla ciccia, qua avete già l'opportunità di scrivere appunto il nome del progetto, l'acronimo, il nome del coordinatore e il suo contatto. Si passa poi a un elenco e quindi iniziamo. Il project summary fondamentalmente appunto è la sintesi, è la descrizione in poche parole di quello che è il progetto, ma in realtà qua viene compilato sulla parte A, quindi online. Qui la cosa interessante e utile secondo me di queste application form su progetti europei come questo, ma su tutti i progetti europei sono più o meno, la struttura più o meno è questa, è il fatto che non ti danno un titolo breve e ti lasciano scrivere quello che vuoi, ti danno una traccia da seguire, quindi questa parte qua in grigio va, di fatto è la scaletta di quello che devi scrivere sulla sezione, no? E quindi va seguita, non va ignorata, ed è un aiuto molto importante perché ti guida nella stesura del progetto. Quindi qua si parla tutto della parte di background e degli obiettivi generali. Quindi quello che io consiglio sempre è riprendere pedissequamente quasi quanto scritto nella sezione della call, e stiamo tornando sopra, relativa al background. Ok, ovviamente sto dicendo di fare copia e incolla, ma sto dicendo che il progetto, per essere valido, deve riprendere queste informazioni inserite nella call, ma anche nei documenti a supporto di cui vi parlavo prima nelle note, no? E torniamo alla questione, bisogna studiare. E preciso poi che non è che scrivendo un bel background di progetto sia a posto, è chiaro che poi le attività del progetto devono rispecchiare quello che è il background, no? Quindi non si possono mischiare capre e cavoli, bisogna avere una coerenza lungo tutto l'application form, no? Può sembrare banale, ma è sempre meglio specificarlo. L'analisi dei bisogni, cosa significa? Significa che un progetto deve rispondere a un bisogno reale del proprio territorio. L'Unione Europea ragiona e opera anche tramite programmi, proprio perché cerca, a differenza di come si fa con un appalto, di collaborare in maniera più intensa su quelli che sono gli obiettivi che si vogliono perseguire, e per farlo esistono i progetti, cioè dei soggetti, delle organizzazioni, del territorio propongono delle azioni specifiche per raggiungere degli obiettivi comuni a livello territoriale con l'Unione Europea, ed è qui in questa sezione che quanto ho appena detto si sostanzia fondamentalmente, perché il soggetto che propone il progetto, scusate la rima, identificano una serie di bisogni precisi che ha rilevato nella sua esperienza, nel suo territorio, che devono essere soddisfatti, no? E per ogni bisogno individuato deve corrispondere un obiettivo specifico o uno o più obiettivi specifici del progetto, ok? Comunque qua è spiegato molto bene, come sempre. Vi faccio presente che
nelle sezioni le scritte in verde ti spiegano, cioè stanno ad indicare quando non è necessario compilare la sezione. Cosa vuol dire NA for Program Contact Points? Vuol dire che questa sezione non è necessaria, not applicable, per chi partecipa alle call dei National Contact Points, cioè serve a dei punti di contatto nazionale, come diceva Raffaella precedentemente, la prossima lezione del programma, scusate, della nostra serie di webinar, Lezioni d'Europa, prevede un webinar con il National Contact Point di serve. Ecco, questi National Contact Point sono nominati, non sono nominati dall'alto e basta, devono presentare anche loro dei progetti, no? E quindi quando presentano i progetti loro non devono compilare questa sezione, ok? Giusto per far capire cosa sono le scritte in verde. Stessa cosa anche in quella successiva, no? Questa sezione riguarda la complementarietà del progetto con altre azioni esistenti e i caratteri innovativi e di valore aggiunto europeo, no? Quindi vedete che i criteri di valutazione a cui abbiamo accennato prima vengono poi a corrispondere nelle parti descrittive del progetto. Mi soffermo al volissimo sulla complementarietà. L'Europa crede nel lavoro in rete, no? Questo si capisce già subito quando si parla di partenariati, perché è richiesto un partenariato per presentare un progetto europeo, però ci crede anche ci crede molto, e questa cosa la si capisce anche da questa sezione, perché ti chiedono di spiegare come il tuo progetto può avvalersi di reti già esistenti o di possibili e potenziali sinergie con altre azioni in corso, no? Dopodiché passiamo alla parte sulla qualità, quindi c'è una sezione intera sulla qualità che poi viene specificata, e per qualità si intende le metodologie che si utilizzano per realizzare il progetto, come è stato creato il consorzio, quindi il partenariato. Quindi il valutatore vuole sapere anche la storia che porta alla realizzazione di un partenariato che vuole presentare un progetto, per capire anche il grado di solidità delle relazioni, perché poi questo influenzerà l'efficacia della realizzazione di un progetto. Se io e mio partner ci conosciamo bene, lavoreremo meglio; se ci conosciamo male, lavoreremo peggio, no? Il concetto è questo. Poi il team di progetto, le persone, le facce che andranno a realizzare le attività devono essere descritte una per una, di che organizzazione all'interno del partenariato fanno parte, che ruolo assumono, che attività prenderanno come responsabili e qual è il loro profilo, la loro esperienza, ok? Perché anche questo chiaramente è elemento di valutazione. Io valutatore voglio sapere chi sono le persone e che competenze hanno per realizzare l'attività che sto dichiarando all'interno di questo progetto. Come viene gestito il partenariato, quindi quali saranno gli organi interni al partenariato, ad esempio il classico comitato di coordinamento o il project manager, chi è, insomma, come funziona l'organizzazione interna al partenariato per realizzare l'iniziativa, aspetti di project management per assicurarsi la qualità di realizzazione del progetto, quindi anche inserire gli indicatori di risultato che si vogliono raggiungere. Ad esempio, parliamo di un progetto di formazione, bene, qua bisogna indicare che il nostro progetto intende, ad esempio, formare 200 persone nell'arco di un anno, ok? Sto sparando numeri a caso, ma per far capire il concetto, no? I risultati che si vogliono raggiungere con un progetto devono essere descritti anche da un punto di vista quantitativo, non solo qualitativo. Una sezione sulla cost effectiveness, quindi come il partenariato e chi presenta il progetto intende ragionare in termini di efficienza economica, quindi prevenire sprechi, cercare di avere una gestione finanziaria solida e che non porti a spese innecessarie, no? Non necessarie. La gestione del rischio, cioè identificare dei rischi che possono mettere in pericolo la realizzazione del progetto. World Package ci arriviamo tra poco, e quali sono le soluzioni che già si pensano preventivamente per mitigare questi rischi, no? Ad esempio, il periodo Covid, l'emergenza pandemica era il rischio numero uno, insomma, se si dovevano fare delle attività in presenza, tutti i progetti che venivano presentati indicavano il contesto pandemico come rischio che metteva in pericolo la realizzazione delle attività in presenza. E la soluzione principale, come avrete già immaginato, era la realizzazione di tale attività a distanza.
tutta la parte sull'impatto, quindi l'impatto che si vuole ottenere con il progetto, come si intende comunicare il progetto, disseminarlo, comunicarlo al pubblico, alla cittadinanza, dargli visibilità tramite canali online e offline. E come vi dicevo, sustainability in continuation. Qui è spiegato che per sostenibilità non si intende sostenibilità ambientale, si intende sostenibilità nel tempo, anche successivamente a un progetto. Io personalmente penso che un progetto veramente efficace sia il progetto che naturalmente alla sua conclusione dà spunti e occasioni di ripresa, di rilancio, di innovazione su altre iniziative. Okay? E questo va spiegato. Non è facile, perché bisogna proiettarsi nel futuro, però è così. Bene, adesso cerchiamo di rendere qualcosa di un po' più tecnico, semplice. La sezione sul piano di lavoro, sui work packages, probabilmente molti di voi sapranno già di cosa parliamo, però lo esplicito lo stesso, stiamo fondamentalmente parlando di piccoli strumenti di project management che sono assunti a livello europeo come un dato, come un qualcosa che bisogna utilizzare per gestire un progetto. Banalmente, per pacchetti di lavoro si intende la suddivisione delle attività in gruppi di queste attività che siano simili per l'output che si vuole fare all'interno di uno stesso progetto. Per capirci, quando si trova davanti a un problema più grosso di noi, la prima cosa che si fa è, ok, ragioniamo step by step, cerchiamo di dividere questo problema in parti più piccole, stiamo parlando proprio di cartesio, di un metodo cartesiano, per renderlo più semplice. E il principio fondamentalmente è lo stesso. Il progetto va suddiviso in pacchetti di attività, work packages, che appunto siano caratterizzati da attività, tipologie di attività simili, risultati simili. Per capirci, se abbiamo un progetto, faccio un esempio concreto, di selezione e formazione e disseminazione da parte di un tot di persone, no? Vogliamo selezionare delle persone, formarle e poi far sì che queste vadano a formare altre persone, è chiaro che i pacchetti di lavoro che si possono individuare sono: pacchetto numero uno, la selezione, quindi fare una call di selezione, studiare quelle che sono le candidature, eccetera, eccetera. Poi ci sarà il pacchetto di lavoro sulla formazione, cioè tutte le attività formative per loro, e poi ci sarà il pacchetto di lavoro relativo alla disseminazione, cioè loro che poi vanno a formare altre persone. È un esempio random che faccio per provare a spiegarvi ciò di cui stiamo parlando. Ecco, in queste sezioni i pacchetti di lavoro vanno proprio sviscerati, cioè non si può restare sul vago, bisogna dire questo progetto si compone di tot attività, queste attività sono raggruppate in questi pacchetti di lavoro, ogni pacchetto di lavoro ha questo obiettivo specifico, queste task, quindi suddividerlo ancora di più, che hanno un nome, che hanno una descrizione, che vedono il coinvolgimento di questi partecipanti. Quindi, ad esempio, organizzazione numero uno, che è il coordinatore, qua bisogna specificarlo, organizzazione numero tre, che è un beneficiario, ogni tipologia di ruolo ha il suo codice identificativo, eccetera, eccetera, eccetera. Ogni pacchetto di lavoro deve dare degli output che vengono fondamentalmente chiamati deliverable, cioè cose che vengono prodotte all'interno del progetto e che sono rilasciate fisicamente o virtualmente ai destinatari e o anche ai project partner. E così via, no? Quindi di fatto si fa proprio una sì, l'ho chiamato svisceramento perché effettivamente entri dentro il progetto, lo scomponi, lo descrivi in ogni sua componente. Okay? Francesco, perdonami, questo solo sì. Per dire che questo conferma quanto accennavamo in precedenza, cioè l'importanza della fase di formulazione che poi viene tradotta praticamente proprio in questa parte dell'application form, quindi l'importanza del lavoro di strutturazione, di definizione della logica di intervento per attuare la strategia, insomma si viene tradotta poi qui, ecco perché quel rigore metodologico consigliato in origine. Esatto, ed ecco perché la pazienza, perché chiaramente è un lavoro lungo, è un lavoro che richiede tempo, confronto, scambio, aggiornamento, eccetera, eccetera, e non si può fare in poco tempo, no? Anche per programmi relativamente semplici come serve. Per un programma come ad esempio, ripeto, Horizon Europe, che secondo me è un po' lo standard più elevato a livello della programmazione europea, questi ragionamenti vanno ancora a complicarsi di più, no? Quindi sì, serve metodo, serve tempo, serve pazienza. Questa è la parte sul budget. Allora, spoiler un pochino all'ultima cosa di cui volevo parlare, cioè il budget.
Vediamo cosa c'è ancora qui. No, allora il budget ve lo faccio vedere dopo, perché voglio andare in ordine. Qua c'è il timetable, cioè lo scheduling, cioè la temporalizzazione delle attività, in che tempi vogliamo realizzarle. Questo è il classico diagramma di Gantt, che indica per ogni attività i mesi di progetto in cui si vogliono realizzare. Quindi, ripetendo l'esempio di prima, ad esempio, ciò che la selezione la voglio realizzare dal mese 1 al mese 4. Bene, andrò ad evidenziare queste caselline e le altre ovviamente le lascerò vuote, no? E in questo modo riesco a definire quelle che sono la suddivisione dei tempi di progetto per ogni attività, ripeto. Okay? Quindi è chiaro che quando si va a determinare un progetto si fa una proiezione nel tempo di tutte le attività che si vogliono fare. È un lavoro complesso, ma che poi porta appunto benefici, cioè il fatto che se lo fai così il progetto tendenzialmente ha più chance di passare. Qua sono differenziate per progetti che durano meno o più di 2 anni, va benissimo. Infine, delle sezioni lasciate alla fine ma non meno importanti, che richiedono di descrivere quelli che sono gli aspetti etici che possono emergere nella realizzazione del progetto, gli aspetti anche valoriali a livello europeo che si vogliono esaltare. A volte ci sono anche aspetti di sicurezza, nel nostro caso c'è scritto una tappa di valvol, quindi non va, va compilata, e infine delle dichiarazioni. Scorrete sempre l'application form fino alla fine, perché qui trovate comunque una lista degli allegati che tendenzialmente sono richiesti. Fate riferimento alla call, però qui potete trovare comunque qualcos'altro che potete allegare, ad esempio i curriculum vitae delle persone che sono coinvolte nel team di progetto. C'è scritto obbligatorio se richiesto nel documento di call. Bene, quindi se nella call non c'è scritto, nella parte della checklist, non vuol dire che necessariamente non vanno presentati. Io consiglierei di presentarli sempre i curriculum vitae del team di progetto, perché sono elementi di valutazione che possono essere molto utili e che possono fare la differenza. Ok? E infine, ultima cosa, chiedono spesso, e questo è il caso, di indicare la lista dei progetti svolti precedentemente. E qua torniamo al ragionamento di prima, per cui se un'organizzazione si sta approcciando alla programmazione europea per la prima volta, è chiaro che forse è meglio inserirsi all'interno di un partenariato con un capofila esperto, no? Perché ad esempio in questa sezione non potrebbe mettere niente, o potrebbe mettere dei progetti non europei, no? Quindi invece qua tendenzialmente ti chiedono di inserire riferimento al progetto, il numero del progetto, il programma di finanziamento, il periodo di realizzazione, che ruolo si aveva, il budget totale e anche il sito del progetto. Tendenzialmente quando si realizza un progetto europeo, la prima cosa che si fa per disseminarlo è creare un sito non necessariamente dedicato soltanto a quel progetto lì, ma magari una pagina all'interno del proprio sito dell'organizzazione, no? Ok, allora adesso mi posiziono sul budget, così parliamo dell'ultimo aspetto che volevo vedere con voi. Allora, sì, questa è l'application form, l'abbiamo visto. Ok, un paio di cose sul budget. Allora, in primis, i principi generali che governano sono quelli dell'ammissibilità delle spese, sembra banale, ma chiaramente un progetto europeo e il budget di un progetto europeo va costruito riferendosi a quelle che sono le tipologie di spesa che sono indicate specificamente nella call o nel grant agreement, nel modello di grant agreement. È un documento che non abbiamo il tempo di vedere oggi, però sostanzialmente è il modello di contratto di sovvenzione, di finanziamento che si va a firmare quando si riceve un finanziamento europeo. Viene fornito ex ante il modello, no? E contiene riferimenti utilissimi, ad esempio appunto se non sono già nella call, il grant agreement, il model grant agreement elenca le specifiche categorie di spesa implicate dalla call, ad esempio costi di staff, costi di viaggio, di alloggio, vitto, trasferta, oppure costi per l'acquisto di attrezzature, eccetera, eccetera, eccetera. Dipende dal bando, no? Dopodiché il principio del cofinanziamento. Quindi nella stragrande maggioranza dei casi i progetti europei ricevono una sovvenzione che non copre la totalità del progetto. Come diceva Raffaella in precedenza, tendenzialmente l'intensità di finanziamento si attesta tra il 50 e il 90%, con qualche eccezione su specifici progetti che sono finanziati al 100%.
ma sono molto pochi. E infine le regole della no profit rule e l'impossibilità di fare doppi finanziamenti. Cosa intendiamo? Intendiamo il fatto che una sovvenzione, per definizione, è sempre così, non può implicare un margine di profitto per le organizzazioni che partecipano, no? Quindi se io sono un'organizzazione che partecipa a un progetto europeo, sia come capofila o come partner, ricevo una sovvenzione che non può superare l'ammontare di questa sovvenzione le spese che effettivamente ho sostenuto, ok? E poi appunto non posso spesare la medesima spesa, scusate il gioco di parole, con più finanziamenti, no? Quindi si possono prevedere delle azioni, quindi dei progetti che ricevono finanziamenti da più parti, però bisogna stare molto attenti a far sì che le singole spese non ricevano finanziamenti da più parte. Cosa significa? Significa che magari all'interno di un progetto molto articolato posso avere un tot di attività che sono finanziate con un bando e un altro tot di attività che sono finanziate con un altro. Ma questa cosa va descritta molto bene già quando si presenta, perché è sempre richiesto di esplicitare i finanziamenti che sono già stati richiesti. E in ogni caso, per capirci, io non posso avere una fattura finanziata con più sovvenzioni. Okay? Questo non è possibile. Seconda e ultima differenziazione importante che volevo fare tra le tipologie di budget che si trovano a livello europeo, abbiamo budget che sono costruiti su actual cost, cioè budget analitici che di fatto vengono costruiti sulla base di una lista della spesa, no? Quindi ogni voce di budget viene preventivata e descritta e successivamente quando si fa il rendiconto di progetto, cioè si inviano la documentazione probatoria dei contenuti e delle spese, queste vengono verificate e si riceve una sovvenzione pari all'applicazione dell'intensità di finanziamento, cioè le percentuali di cui parlavamo prima, al totale della spesa effettivamente sostenuta, ok? Quindi a consuntivo. Mentre la seconda tipologia sono i costi forfettari, definiti lump sums in inglese a livello europeo, e fondamentalmente è un budget più semplificato, possiamo dire, non è il caso di questa cosa, adesso lo vedremo, e quindi che viene costruito sulla base delle attività che si vogliono fare. Ad esempio, su diversi bandi di serve, sono gestiti per costi forfettari sulla base, che ne so, io voglio fare 5 eventi, so che se faccio 5 eventi con una partecipazione per ogni evento di 50 persone, avrò questo budget. Se ne faccio 3 con una partecipazione di 100 persone ciascuno, avrò un altro budget. E questo è semplicemente quello che è finanziamento dei costi forfettari, cioè non si ha un'analisi analitica del budget, bensì si ha una predeterminazione dello stesso, di questo budget, sulla base delle attività che si vogliono fare con criteri specifici indicati nella call. È una differenza molto rilevante perché a livello di reporting questo implica il fatto che alla fine la rendicontazione è semplificata, no? Quindi si vanno a rendicontare soltanto le attività svolte con documentazione di tipo contenutistico, ok? Significa questo che quindi si può stare tranquilli, si può fare qualsiasi cosa e tanto si riceve il proprio finanziamento in ogni caso, indipendentemente dalle spese che si sono sostenute? Ovviamente no, perché sebbene dal punto di vista della vita di progetto vale quanto vi ho appena detto, per ogni sovvenzione europea è sempre possibile un controllo di secondo livello da parte della Commissione europea, cioè il fatto che la Commissione europea o le agenzie della Commissione europea che gestiscono i programmi per un tot di anni successivi alla realizzazione del progetto possono fare dei controlli a campione e lì allora ecco che le spese di tipo, quindi dell'economia e la finanza di progetto viene analizzata perché arriva un revisore contabile fondamentalmente a farti dei pulci. Questo non per mettere paura a nessuno, ma semplicemente per far presente che lump sum non vuol dire budget gestiti in maniera non seria, ok? E quindi non vuol dire budget costruiti alla bene e meglio. Io tendenzialmente dico sempre, indipendentemente dal fatto che il budget del progetto sia del programma o del bando sia a costi attuali, a costi reali o a costi forfettari, comunque il budget va fatto in maniera analitica, perché questo è il primo step poi per presentare un progetto che sia solido. Okay. Bene, ultima cosa, lo vediamo super velocemente, questo è il budget
della call che abbiamo appena visto. Si definisce come budget a lump sum, però in realtà devo dire che per serve è uno dei budget più complicati che ci sono, perché fondamentalmente alla fine della fiera è lump sum nella misura in cui c'è, cioè un budget forfettario nella misura in cui ti calcola il contributo, quindi è un foglio Excel banalmente che calcola il contributo che si intende ricevere, che l'organizzazione o il partenariato riceverà sulla base della lista dei pacchetti di lavoro. Quindi bisogna inserire ogni pacchetto di lavoro, va intitolato e va descritto, e per ognuno di questi vanno indicate la lista della spesa. Quindi in realtà il budget, almeno dal mio personale punto di vista, questo budget è forfettario solo nella misura che il calcolo viene fatto in automatico sulla base delle work package, ma alla fine della fiera vedete bene, insomma, è un budget a costi attuali, nel senso che comunque c'è un'analisi analitica di quelle che sono le voci di spesa da fare. Senza andare a compilare, a fare cose strane, però la cosa interessante è che ti danno delle istruzioni precise su come compilarlo. Cioè ti spiegano passo per passo quali sono i fogli di questo Excel che devono essere compilati, quali vengono compilati in maniera automatica dal file, e i risultati che bisogna attendersi, no? Bene, questo direi è quanto. Volevo solo dirvi che esiste anche una delle linee guida su come si gestiscono i progetti con sovvenzioni forfettarie, che anche qui vedete 13 pagine che spiegano le tipologie di budget forfettari, come vengono gestiti, gli danno consigli, eccetera, eccetera. Quindi sempre per spiegare che non è che siamo lasciati soli nel lavoro, ci sono dei riferimenti, delle linee guida che possono essere consultate. Francesca, ricordiamo anche che ci si può sempre rivolgere ai punti di contatto nazionali che danno un supporto, un'assistenza anche su questo. Certo, sì, assolutamente. Ogni programma tendenzialmente ha una rete di punti di contatto nei diversi stati membri, che servono proprio a dare riferimenti, a guidare le organizzazioni che vogliono proporre un progetto. Questo però non significa, lo voglio specificare, che assistono nella stesura dei progetti. Questo non lo fanno, perché ovviamente non... Esula dal loro mandato, ovviamente. Una domanda che ha, diciamo, dei connotati diversi a seconda ovviamente dei programmi, ma una domanda di Angela che ci chiede: non è possibile quindi l'imputazione quota parte di una determinata spesa? Adesso non so il programma CERPA, però rispetto a quello che dicevi prima, Francesco, sull'imputazione di una medesima fattura, non della medesima spesa, ma qui indica pro certo, quota. Sì, quindi. Sì, certo, sì, sì. Allora, pro quota, nel senso individuare una quota arbitraria così della fattura stessa, no. Però pro voce, cioè nel senso nella misura in cui la fattura ha diverse voci di spesa al suo interno, nella sua descrizione, che sono elencate e per ciascuna corrisponde un costo, è una possibilità. Diciamo che però il consiglio che vi do è il fatto che questa cosa in realtà non è mai specificata nei documenti del bando, no? Non si entra così tanto nel dettaglio e tendenzialmente neanche nei modelli di accordo di sovvenzione, e quindi alla fine della fiera la scopri solo se hai un controllo. Quindi quello che dico io è meglio cercare di semplificare il più possibile anche il lato interno del partenariato, la gestione del progetto, ed evitare di impegolarsi, termine tecnico, sì, in rischi. Okay? Quindi è meglio. Questo fa un po' le differenze tra programmi, nel senso che poi appunto la mia consolidata esperienza di valutatore, cioè effettivamente ci sono dei programmi che nell'integrazione di fondi invece, come dire, in qualche modo auspicano, no, la possibilità di trovare cofinanziamenti. In quel caso di solito si suggerisce appunto di acquisire un timbro in cui per pro quota sulle singole appunto pezze giustificative si può imputare un progetto oppure l'altro. Ecco, si usa molto anche nella cooperazione territoriale europea e nei fondi strutturali, proprio perché diciamo l'intensità finanziaria è più bassa, e questo per dire che vanno sempre lette molto bene appunto le linee guida e anche le linee di rendicontazione, perché sono quelle che ci dicono fino a dove ci possiamo spingere.
Poi c'era un'altra domanda generale su dove si possono seguire corsi di europrogettazione. Vabbè, magari se ci mandano una mail, così ci sono degli enti che se ne occupano. Tra l'altro invece Raffaella ha dato anche questi riferimenti appunto di webinar, di percorsi che possono essere introduttivi. Se Sì, anche potevo... perché Paola, noi come Europe Direct non possiamo comunicare, diciamo, le iniziative di europrogettazione che sono a titolo oneroso perché non possiamo farlo, abbiamo un mandato diverso, quindi comunque... Sì. Chiedevano corsi più che altro, quindi corsi per migliorare il qualche proprio... Qualche riferimento c'era esatto, nelle qualcosa slide, no? abbiamo. Se potevo, volevo aggiungere due cose proprio sulla questione della valutazione per fare un esercizio, no? Mentre si scrive la candidatura, perché spesso appunto la commissione, soprattutto dalla programmazione 14-20, ha spinto molto a ragionare in termini di risultati, e quello è un po' un esercizio che aiuta a determinare non solo l'impatto, ma anche quelle che sono le azioni che noi dovremmo fare. Quindi, più che ragionare per obiettivi, provare a fare un esercizio di pensiero, a ragionare per risultati. E questa era la prima cosa. La seconda, ecco, la lingua è fondamentale, credo, appunto, la capacità di essere sintetici e incisivi, cioè non è la quantità di cose che scriviamo, sia perché c'è una misurazione, ma anche nei programmi dove non ci sono dei limiti forti, ecco, l'efficacia, l'incisività e la sintesi. E niente, ecco, a questo punto non so se ci sono delle altre domande. Ecco, una domanda generale che hanno posto tanti, e quindi la ridico giusto perché ci sono ancora molte persone collegate: gli attestati di partecipazione saranno inviati dalla prossima settimana, per cui le colleghe chiedono appunto giustamente di non mandare solleciti, perché comunque verranno appunto mandati, e tutte le registrazioni, ripeto, sì, Raffaele. Sì, no, solo Paola precisare che non verranno inviati, ma potranno essere Resi scaricati disponibili. direttamente da tutti coloro che hanno regolarmente effettuato l'iscrizione all'evento su Eventi.pa entro i termini. Riceveranno una mail di invito a compilare un questionario di gradimento dell'evento, nel quale ovviamente possono anche proporre dei miglioramenti, dei suggerimenti, eccetera. Dopo questo questionario potranno fare il download direttamente dalla loro sezione su Eventi.pa. Ecco, perfetto, infatti appunto sempre lì trovate le slide, la registrazione. Un'ultima domanda che è posta: che il cofinanziamento può essere fatto con le ore uomo dello staff? In questo caso Francesco rispondi su questo tipo di call perché ci sono un po' di Sì, differenze. esatto, è una cosa che dipende da programma a programma e da bando a bando. In questo caso assolutamente sì, è un'operazione possibile e tendenzialmente è l'operazione che viene fatta poi alla fine. Perfetto, fate sempre un controllo, che alle volte ci sono sempre dei massimali, magari proprio sulle HR, insomma. Va bene, Aggiungo allora. peraltro in questa call sono valorizzate anche le ore di volontariato. Oh, E che meraviglia. spesso sì, questo su serve Ah, beh. capita, e questo diciamo che aumenta ancora di più l'attrattività da un punto di vista economico, ecco. Certo. Però ovviamente a ogni ora di volontariato deve corrispondere effettivamente delle attività svolte da un volontario o da una volontaria, no? Non si può così. Scusate, solo una cosa Paola, perché dobbiamo veramente chiudere, abbiamo sforato di mezz'ora, però vedo che qualcuno continua a chiedere per giocare in anticipo dove troviamo le prossime Credo uscite e che gli è stato risposto. scadenze. Sì. No, le scadenze di tutte le call dei vari programmi. Allora, forse non sono stata chiara, ribadisco quanto avevo anticipato. Prima di tutto, sul portale EUtender e Funding Portal è possibile trovare anche le call for proposal in stato non open, quindi aperto, pubblicate, ma anche in forecast, quindi in stato previsionale. Consigliamo quindi sempre di controllare, perché anche un notice, un avviso ci aiuta già ad avviare il lavoro preparatorio. E poi ribadiamo che se conosciamo e ci documentiamo accuratamente sui work plan, che sono i documenti che danno attuazione a una pianificazione strategico-operativa dei diversi programmi tematici di nostro interesse, lì c'è proprio una tempistica, cioè l'agenzia preposta all'attuazione del programma schedula come prevede di finanziare le diverse azioni finanziabili secondo una tempistica. Quindi giocare d'anticipo vuol dire avviare questo lavoro preparatorio in maniera tale da poter arrivare poi preparati nel momento in cui la call è veramente pubblicata e ci si deve candidare. Grazie Raffaella. Claudia ha rimandato ancora il link appunto per potersi collegare e per quindi poter avere un'informazione più generale.
Perfetto, allora io ringrazio i relatori, ringrazio tutti i partecipanti e chiuderei a questo punto invitandovi al prossimo appuntamento che sarà appunto il 29 di febbraio, dedicato proprio a un approfondimento sul programma SERVA, Cittadinanza, Uguaglianza, Diritti e Valori. Sarà moderato e introdotto da Isabella Granzaroli dello Eurodare provincia di Verona, con la presenza di Amedeo Ciaccheri, che è presidente del municipio Roma 8. E poi il programma sarà presentato da Manuela Marzano, che è il punto di contatto nazionale del programma SERVA, e la presentazione di due esempi di progetti, appunto da parte di Alessandra Anzaghi, delle Ali Teatro, che è poi il manager, e da parte di Erika Bernatti, dell'Istituto degli Innocenzi di Firenze. Ringrazio a tutti, vi ricordo di appunto, quando ricevete la mail, completare il questionario e grazie a tutti per questa appunto interessante ed esaustiva mattinata e complimenti ancora a tutti. Grazie Paola a Grazie a te, voi, grazie a buona tutti i giornata. partecipanti e un saluto a tutti. Grazie, a presto. Alla prossima, buona giornata Arrivederci. a tutti.